Buon pomeriggio e buona domenica, l'ultima domenica di gennaio ci riserva la prima partita del 2017 del Teramo che tra poco sarà in campo al Braglia di Modena in quello che è un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza, ma poi anche tanta serie D con partite importanti che seguiremo, le gare valide per la quarta giornata di ritorno, ma con anche diverse partite da recuperare sia nel girone F sia nel girone G. Intanto vi dico che è finito da poco il lunch match di Serie A 1-1 tra Torino e Atalanta, ecco qui la schermata con i risultati di ieri, Inter Pescara 3-0, lo abbiamo seguito insieme nel corso di diretta stadio di ieri sera, in precedenza Lazio-Chievo 0-1, poco fa come detto Torino-Atalanta 1-1 con le reti di Iago Falche e di Petagna, peraltro vi segnalo in questo momento giro del campo e saluto ai tifosi del Torino del capitano Giuseppe Vives che appunto in questa sessione di mercato che va per chiudersi lascerà proprio la maglia granata, la squadra granata, probabilmente si accaserà alla Pro Vercelli. Ecco qui la schermata aggiornata della Serie A con il pareggio tra Torino e Atalanta, chiaramente nella massima serie nel pomeriggio massima attenzione per la partita dell'uscita tra Crotone ed Empoli, perché se ci sono ancora delle flebilissime speranze per il Pescara passano per una non vittoria dell'Empoli in questa gara, anche questo uno scontro in chiave salvezza, ma torniamo allo scontro salvezza che più ci riguarda da vicino in questo pomeriggio e andiamo in Lega Pro, più tardi vedremo anche la schermata, ma diamo la priorità al collegamento con Paolo Renzetti dallo stadio Braglia per le formazioni. Buon pomeriggio Paolo. Grazie Andrea, buon pomeriggio dal Braglia di Modena, un saluto ai nostri telespettatori, siamo in leggero ritardo, le squadre sono ancora negli spogliatoi e proprio in questo istante, a dire la verità, stanno sbucando dal tunnel qui dell'impianto modenese. Andiamo subito con le formazioni per questa gara importante, questo vero e proprio spareggio salvezza tra i biancorossi e i canarini emiliani. Partiamo dalla formazione del Modena che si schiera con un 3-5 1-1 e con Manfredini in porta, Ambrosini, Aldrovandi e Accardi in difesa, poi centrocampo folto con Calapai, Remedi, Giorico, Schiavi e Basso, Nolè, poi sulla tre quarti con Diop che dovrebbe essere almeno secondo le notizie della vigilia l'unica punta di ruolo. Per quanto riguarda la panchina della formazione modenese assieme al tecnico Ezio Capuano ci sono Costantino, Guardiglio, Lanner, Sakai, Ravasi, Millesi, Besea, Zucchini, Loi e Chiosi. Il Teramo allenato da Lamberto Zauli risponde con uno schieramento che dovrebbe essere con il modulo 4-3-2-1 e con Branduani in porta, all'esordio l'estremo difensore biancorosso arrivato dalla spalla al posto di Rossi che è tornato all'Atalanta, poi in difesa imparato Altobelli, Speranza e Carcalis, centrocampo con Ilari, Amadio e Baccolo e poi sulla tre quarti almeno poi vedremo in campo se sarà davvero così, ci saranno Carraro e Di Paolo Antonio con Marco Sansovini di punta. Vediamo anche la panchina del Teramo con Calore, Spighi, Boulevardi, Petrella, Camilleri, l'ultimo arrivato, l'altro neoacquisto biancorosso, Fratangelo, Mantini, Cesarini e Sales. Dirigerà l'incontro il signor Pasciuta della sezione di Agrigento, gli assistenti Vingo e Vettolere di Latina. C'è un minuto di raccoglimento per le vittime di Rigopiano. Io restituisco la linea allo studio.
Grazie, grazie Paolo. Sì, questo anche su indicazione del presidente della Federcalcio, tutte le partite del weekend con il minuto di raccoglimento per commemorare le vittime del maltempo, del terremoto, di tutto quello che è successo e che sappiamo che ci riguarda molto molto da vicino. Tornando a Modena-Teramo, abbiamo visto Teramo in campo con quattro volti nuovi portati dal mercato, anche se uno di questi in realtà si tratta di Stefano Amadio, che aveva iniziato la stagione, perlomeno in estate, con il Teramo prima di trasferirsi a Latina, ma è tornato alcune settimane fa a Teramo. Poi ci sono i nuovi in senso assoluto, come Baccolo, come Imparato e come il portiere Branduani. Sansovini, unica punta. Scendiamo in Serie D. Abbiamo detto ci sono tante partite di cartello in questa giornata e in particolare andiamo ad Ostia Mare, perché c'è questo scontro al vertice del girone G tra Ostia Mare e l'Aquila. Allora io do il buon pomeriggio a Riccardo Troiani. Riccardo. Sì, buon pomeriggio, tutto è pronto per il big match tra Ostia Mare e l'Aquila. Ancora a pochi istanti ci sarà il fischio d'inizio del signor Fontani, che è arrivato in questo istante, il signor Fontani della sezione di Siena, gli assistenti Roberto Terenzo di Cosenza e sempre della sezione di Cosenza. Attenzione, c'è l'occasione con Attili che sprega tutto mandando alto da pochi passi, veramente dopo i pochi istanti c'è stata l'occasionissima per l'Ostia Mare con Vittorio Attili, maglia numero 10, che ha sparato però alto. Che occasione per i biancoviola di mister Grego, che dicevamo appunto Terenzo e Chiappetta, che sono i due assistenti della sezione di Cosenza. Andiamo però con le formazioni dell'incontro. L'Aquila si schiera con Salvetti, Arboleda, Fieno, Mallus, Steri, Gagliardini, Russo, La Vista, Noman, Minin, Cleri, Peluso. In panchina a disposizione del tecnico il signor Massimo Morgia, Farroni, Pepe, Sembroni, Esposito, Pietrantonio, Dictevicius, Zane, Bonvissuto, Valenti. L'Ostia Mare di Alfonso Grego risponde con 4-8 Berardelli, Colantoni, Bellini, Martorelli, Vecchiotti, Ferrari, D'Astolfo, Vano, Attili e Roberti. In panchina Barrago, Dorisio, Morra, Pedone, Olivetti, Catese, Passamonti, Coco e Breda. Come dicevamo appunto, occasionissima in avvio per l'Ostia Mare, 0-0 il punteggio a buona linea. Grazie, grazie a Riccardo Troiani. Allora, con il conforto della grafica, andiamo a vedere le formazioni in campo all'Aragona di Vasto per Vastese Fermane. Intanto ci avvisano che c'è già il gol dell'Alba Longa ad Avezzano. Allora, se possiamo dare subito dopo la precedenza ad Avezzano, così sappiamo anche del racconto del gol della squadra laziale. Comunque, queste le formazioni di Vastese Fermana. Vastese in campo con Russo, Manisi e Mensata, Figlia, Locca e Campanella, Cosenza, Manzo, Prisco, Fiore e Felici. Dunque nessuna novità rispetto alle attese. Felici riprende il posto da titolare al posto di Galizia, che aveva giocato la scorsa settimana a Monte San Giusto contro il Monticelli. Fermana in campo, la Fermana capolista, 9 vittorie nelle ultime 10 partite. Valentini in porta, poi Clemente, Ispas, Urbinati, Comotti e Bossa, Petrucci, Manè, Cremona, D'Angelo e Misin. I tecnici sono Colavitto e Destro rispettivamente. Detto questo, non so se abbiamo già pronto il collegamento con Avezzano. Sì, allora andiamo subito allo stadio dei Marsi. Buon pomeriggio a Paolo Guadagni. Paolo. Allora, la Bologna è passata in vantaggio al primo minuto di gioco. La prima azione, un cross dalla destra, il numero 11 Cruz da Silveira ha messo imparabilmente in rete alla porta di Lewandowski. C'è da dire che si gioca su un terreno allentatissimo, non ci sono non più di 100 spettatori. Le formazioni: l'Avezzano, Lewandowski, Assisi, Leto, Sassarini, Menna, Tabacco, Santioccolo, Pinto, Marolda, Serrago e Deramo. Alba Longa, Faiella, Albanese, Succi, San Burlani, Traditi, Panini, Bernardi, Giannone, Gurma, Pintoni e Cruz da Silvera, appunto il numero 11 che ha messo a segno il gol del vantaggio. Dirige l'incontro il signor Angelo De Verdi Molfetta. Vedremo cosa succederà nei prossimi minuti. Comunque ci sono non più di 50-60 spettatori, uno spettacolo desolante.
Eh sì, eh sì, grazie a Paolo Guadagni. Purtroppo non è una novità che ad Avezzano negli ultimi tempi ci siano davvero pochissimi spettatori. Oggi la partita è anche iniziata male con la rete di Cruz per l'Alba Longa, vantaggio dunque fulmineo. Riprendiamo il giro della Serie D, andiamo allo stadio Mariani Pavone di Pineto, dove c'è un vero e proprio scontro salvezza, quello tra Pineto e Romagna Centro. Buon pomeriggio a Roberta Di Sante. Buon pomeriggio Andrea, hai detto benissimo, perché le squadre sono separate da appena 3 punti in classifica, dunque una partita importante. In caso di vittoria il Pineto potrebbe agganciare proprio il Romagna Centro in graduatoria. Sempre 0-0 il risultato qui al Mariani Pavone quando se ne sono andati 8 minuti di questa prima frazione. Allora vi do subito il computo delle formazioni, perché ci sono delle piccole novità. Cambio di modulo per mister Daniele Amaulo, che sceglie un 4-3-1-2. Non ce la fa Maloku in difesa, allora Mazzocchetti tra i pali, D'Antonio a destra proprio al posto di Maloku, Di Rosa a sinistra, i centrali Pomante e Pisani, poi a centrocampo Mariani, Logoluso e Esposito, mentre Cacciatore dietro le due punte, Ganci e Pomante. Dunque decide di mettere tutti e tre gli attaccanti in campo dal primo minuto Daniele Amaulo, mentre il Romagna Centro di mister Muccioli risponde con un 4-4-2 con Sarini tra i pali, Tola, Paolini, Maioli e Brunetti in difesa, Amati, Rava, Gori e Bustaglia con Gagliardi e Delia. Manca Pasquini, squalificato nelle file dei romagnoli, mentre sono appiedati dagli infortuni Magrini e Prati. A dirigere l'incontro il signor Andrea Ancora della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata e Antonio Mariniello di Ercolano. Intanto Romagna Centro che cerca di farsi pericoloso proprio in questo momento, riesce a sbrogliare la situazione Pisani, adesso contropiede del Pineto che prova a farsi pericoloso, però sbaglia l'appoggio Esposito all'indirizzo di Ganci, capisce tutto il difensore del Romagna Centro, il numero 3 Paolini, che riesce adesso a far ripartire la propria squadra. 0-0 il risultato dopo 10 minuti di gioco. La restituisco la linea allo studio. Grazie a Roberta Di Sante. Il Pineto che è tornato in campo con il recupero di Isernia, sul neutro di Isernia, vincendo 1-0 contro il Campobasso. È stata una vittoria fondamentale firmata da un gol di Emili, mentre per il Pineto comunque non era la prima gara dell'anno, perché il Pineto aveva già pareggiato con la Vispesaro in precedenza. È stata invece la prima gara dell'anno, quella del San Nicolò a Fermo, ed è stata una disfatta, 3 gol subiti in quello che era uno scontro diretto, e oggi San Nicolò cerca riscatto al Bonolis contro il Monticelli. Buon pomeriggio a Dania Cantagalli. Ciao Andrea, buon pomeriggio a voi. Si gioca da 4 minuti qui al Bonolis, 0-0 tra San Nicolò e Monticelli, e come hai detto tu la squadra di Epifani cerca riscatto dopo un primo impegno dell'anno assolutamente da dimenticare contro la capolista Fermana, e oggi il San Nicolò ovviamente è chiamato alla pronta risposta dopo una prestazione che ha lasciato di sasso in molti, anche il direttore sportivo Micciola, che in settimana ha invitato alla sveglia i suoi per cercare appunto di fare il massimo in questo primo impegno dell'anno nelle mura del Bonolis. Adesso c'è il San Nicolò che prova a rintuzzare un tentativo del Monticelli, San Nicolò che deve rinunciare a Moretti, Mozzoni e Traini, e quindi Epifani schiera di fatto 4 esterni per cercare di far male alla squadra di Stallone. In campo i biancazzurri con Ciotti, Di Stefano, Pretara, De Santis, Milillo, Petronio, Massetti, Stivaletta, Bisegna, Bosi che fa la punta avanzata, e Chiacchiarelli. In panchina ci sono Recchiuti, Deja, Balzano, Di Lullo, Tozzo, Di Giacomo, Fulvi, Iorio, l'ultimo arrivato dal mercato di gennaio dalla Lupa Roma, un altro esterno scuola Pescara, e De Carolis. In panchina appunto Massimo Epifani, risponde Stallone con Marani, Pierantozzi, Cappelli, Sosi, che uno dei due ex insieme a Terrenzio, Castellana, Negro, Cocchieri, Filiaggi, Giovannini e Vadè.
In panchina ci sono Orsini, Valorani, Gesua, Iannascoli, Iotti, Funari, Ameli, Nazziconi e Ciabuschi. Dirige l'incontro la signora Graziella Pirriatore di Bologna. San Nicolò che deve fare a meno anche di Benedetto Napolano, come ormai già ben noto, la sua stagione è pressoché finita, e Zetti che è anche lui infortunato. Dall'altra parte anche Stallone ha i suoi problemi perché deve rinunciare a Pedalino, che ha segnato una doppietta nella gara di andata finita 2-2 a Sant'Egidio, e deve rinunciare anche allo squalificato Aloisi. 0-0 fino a questo momento, Andrea, siamo giunti al sesto minuto, a te. Grazie, grazie Ania, ci risentiremo tra poco. Possiamo andare a fare il giro di schermate, saltando la Serie A che abbiamo già visto. Vediamo la Lega Pro e vediamo anche la Serie D, due gironi. Queste le partite di Lega Pro, quelle che si giocano alle 14.30, dunque Albino Leffe Forlì, Lumezzane Feral Pisalò, Modena Teramo, San Benedettese Gubbio, Sud Tirol Bassano, Venezia Parma, big match che domina questa giornata di campionato del girone B di Lega Pro. Alle 16.30 il derby marchigiano tra Ancona e Maceratese, poi le altre tre partite si giocheranno alle 18.30: Padova Fano, Pordenone Mantova e Sant'Arcangelo Reggiana. Vediamo ora il girone F di Serie D, queste le partite, chiaramente non si gioca Civitanovese e Chieti, le altre gare sono Alfonsine Recanatese, Castel Fidardo Matelica, Jesina Vispesaro, Pineto Romagna Centro, San Nicolò Monticelli, San Maurese Campobasso, San Marino Olimpia Agnonese e infine Bastese Fermana. Sempre 0-0 quando siamo giunti al dodicesimo minuto all'Aragona tra Bastese e Fermana. Questo è il girone G, l'unico gol che vi segnaliamo è quello già annunciato di Cruz al De Marsi per il vantaggio dell'Alba Longa sull'Avezzano. Le altre partite: Arzachena Sporting Trestina, Città di Castello San Teodoro, Flaminia Nuorese, Lanusei Monterosi, Ostiamare L'Aquila, Rieti Foligno. Noi abbiamo già ci siamo portati avanti col lavoro, abbiamo già immesso quello che sarà il risultato che sarà ratificato in settimana dal giudice sportivo, cioè il 3-0 per il Rieti sul Foligno, come la scorsa settimana c'era stato lo 0-3 a tavolino inflitto sempre dal giudice per l'Avezzano contro il Foligno, che non gioca perché va verso l'esclusione per l'interdittiva antimafia. Quindi la classifica che vedrete in seguito sarà già con i tre punti dati al Rieti. Torres Latte Dolce Sassari e Sansepolcro Muravera a completare questa giornata. Vi ricordo che in settimana, il primo di febbraio, ci saranno i recuperi delle partite del girone G, l'Aquila Rieti, peraltro sarà presente anche il neo presidente della Lega Nazionale Dilettanti Sibiglia, che è stato eletto ieri nell'assemblea di Fiumicino, era il candidato unico, e per testimoniare la vicinanza verso le popolazioni colpite dal maltempo e dal terremoto, ripeto, Sibiglia, il neo presidente, sarà allo stadio Gran Sasso d'Italia Italo a Concia per questo big match tra l'Aquila e Rieti, e si recupererà anche la partita tra Avezzano e Sansepolcro, partita quest'ultima della prima di ritorno. Altri aggiornamenti: l'Arzachena in vantaggio sullo Sporting Trestina, Arzachena che è interessata dalla lotta di alta classifica del girone G e che domenica prossima sarà di scena all'Aquila, l'Aquila che ha un filotto di partite molto importante, oggi lo Stiamare, poi Rieti e Arzachena, scontri di alta classifica che diranno molto sul futuro della squadra di Morgia. Torniamo però in Lega Pro e torniamo da Paolo Renzetti, per lui due minuti di collegamento. Modena-Teramo, Paolo. Sì, grazie Andrea, si gioca il dodicesimo minuto nel corso del primo tempo allo stadio Braglia, 0-0 tra Modena e Teramo, non è accaduto praticamente nulla fino a questo momento, molto equilibrio. Intanto attacca il Teramo, c'è un pallone in area di rigore con la parata del portiere modenese Manfredini su questo cross che è arrivato dalla sinistra, dunque primo pericolo per la formazione di casa con il Teramo pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo. C'è stata questa traiettoria, il pallone è toccato di Paolo Antonio con la respinta con i pugni del portiere Nicolò Manfredini del Modena. Si è trattato davvero della prima emozione di questa partita, quando ora siamo giunti al tredicesimo. Abbiamo
abbiamo detto delle formazioni delle due squadre, dei due schieramenti, Andrea, nel corso del precedente collegamento. Per quanto riguarda il Teramo, possiamo confermare in linea di massima il 4-3-2-1 con Carraro e Di Paolo Antonio che agiscono leggermente dietro Sansovini, Marco Sansovini, l'ex pescarese, che dunque la punta. Quindi Paolo Zauli si ispira a Oddo come modulo quest'oggi. Sì, un modulo ad albero di Natale, così come quello del Pescara ieri sera al Meazza con l'Inter. L'augurio è che ovviamente i risultati possano essere diversi per il Teramo rispetto alla gara giocata dai biancazzurri ieri sera a San Siro. A proposito di Teramo, Andrea, c'è da dire che ci sono circa 2.000 spettatori quest'oggi al Braglia, larghi vuoti. Ovviamente il Modena non sta andando bene in questo campionato, è stato un po' abbandonato dai tifosi. Senti, il patron del Teramo c'è? Guarda, non dalla nostra postazione, ma almeno per il momento non riusciamo a avere una visione completa della tribuna d'onore. Io tra poco cercherò di spostarmi per riuscire ad arrivare a vedere proprio il settore centrale della tribuna, però c'è il vicepresidente del Teramo proprio sotto la nostra postazione, seduto accanto all'addetto stampa, responsabile della comunicazione Marco De Antonis. Dunque crediamo possa esserci anche il patron Luciano Campitelli. Dicevo, a proposito di Teramo, Andrea, prima di restituirti la linea, che nel quasi deserto del Braglia, dicevo, poco più di 2.000 spettatori, ci sono una trentina di chiassosi, rumorosi tifosi del Teramo proprio nel settore laterale di tribuna, perché il settore di curva è chiuso, tifosi del Teramo che si stanno facendo sicuramente sentire ed apprezzare per tifo e calore. Allora diamo un'occhiata al cronometro, quando siamo giunti al tredicesimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 tra Modena e Teramo. Ricordo l'unica occasione pericolosa costruita dalla formazione di Zauli. Zauli è piuttosto tranquillo in panchina, molto più agitato invece, come poteva prevedersi alla vigilia, Ezio Capuano con la sua squadra che gioca in casa e dunque chiamata attenzione. Però c'è il Teramo in avanti, è terminato a terra, imparato, hanno chiesto la punizione giocatori ospiti, invece il direttore di gara ha segnato il calcio d'angolo, secondo tiro dalla bandierina per la formazione di Lamberto Zauli. Allora Andrea, se tu sei d'accordo, sì, direi di attendere la battuta di questo calcio d'angolo e poi restituiremo ovviamente subito la linea allo studio qui da Modena. La battuta di questo calcio d'angolo, il pallone che viene lanciato direttamente in area e c'è un brivido perché la parata in due tempi di Manfredini, che poi subisce anche però azione fallosa di un avversario, dunque c'è il fischio del direttore di gara che va a comandare un calcio di punizione in favore della squadra di casa. Siamo giunti dunque al quarto d'ora nel corso di questo primo tempo, non si sblocca il punteggio allo stadio Braglia, Modena 0 Teramo 0, a te la linea. Perfetto, grazie a Paolo Renzetti. Due aggiornamenti in Lega Pro, importante vantaggio del Parma a Venezia, gol di Baraje al quarto d'ora, e poi in Serie D vantaggio dell'Olimpia Agnonese sul campo del San Marino 1-0 con un calcio di rigore timbrato da Ragazzu. Andiamo in Serie D, girone F, torniamo a Pineto da Roberta Di Sante. Roberta, un paio di minuti per te. Sì Andrea, sempre 0-0 il risultato quando siamo arrivati al ventesimo minuto qui al Mariani Pavone, ma brividi pochi istanti fa per il Romagna Centro perché Paolo, il Pineto ha sconato. Scusami, Paolo, c'è Paolo Renzetti? Ah ecco, gol del Teramo, Paolo. Sì, gol del Teramo, Andrea, il gol di Ilari, colpo di testa del giocatore biancorosso in area di rigore, lasciato incredibilmente da solo Ilari, è andato a colpire indisturbato e ha messo il pallone in rete. Quando siamo giunti dunque al diciassettesimo minuto nel corso del primo tempo, cambia il punteggio allo stadio Braglia, Modena 0, Teramo 1, il gol di testa realizzato da Ilari, in linea a te. Ok, poi ci dirai qualche altro dettaglio Paolo, per ora grazie, importante aggiornamento. Dunque secondo gol in Lega Pro dopo quello del Parma, quello che più ci interessa, Teramo in vantaggio con Ilari al Braglia di Modena. Avevamo interrotto Roberta Di Sante, possiamo tornare da lei, un paio di minuti Roberta.
Sì Andrea, vi stavo dicendo appunto sul gol del vantaggio del Teramo che il Pineto qui non è arrivato il vantaggio ma è stato solo sfiorato dalla squadra di Amaulo che con un colpo di testa di Palumbo ha rischiato di andare in vantaggio, si è disteso però e ha parato a terra il portiere del Romagna Centro Sarini e adesso c'è un brutto fallo proprio su una ripartenza del Pineto, viene ammonito il numero 8 del Romagna Centro Gori, c'è stata una ripartenza proprio di un giocatore in maglia, oggi il Pineto indossa una casacca, un'insolita casacca verde fluo, la seconda maglia, Pisani viene steso a terra proprio su una ripartenza, cartellino giallo, primo ammonito della gara, il numero 8 del Romagna Centro Gori. Vi dicevo, dunque, una partita abbastanza equilibrata sugli un paio di occasioni per parte fino a questo momento. Al quarto d'ora c'è stato un corner battuto da Delia sul quale il Romagna Centro si è fatto pericoloso con una bella girata al volo di Maioli che però è stata murata dalla difesa del Pineto attenta in quell'occasione e poi sicuramente l'occasione più ghiotta finora della partita, questa spizzata di testa da distanza ravvicinata di Palumbo sul quale però si è fatto trovare pronto Sarini. Entrambe le squadre hanno giocato mercoledì il recupero, come ricordavi prima il Pineto è tornato alla vittoria, una vittoria che mancava addirittura dal 20 di novembre contro la Civitanovese, quindi una vittoria molto importante per la formazione di Amaulo che ha battuto il Campobasso, un buon pareggio ad Agnone per un Romagna Centro che domenica aveva vinto anche il derby romagnolo con la San Maurese e che dunque sta attraversando un buon momento di forma, sempre 0-0 il risultato al Mariani Pavone quando siamo giunti al 23esimo minuto. Ti restituisco la linea. Grazie, grazie a Roberta Di Sante. Raddoppio del Parma con Nocciolini, dunque avvio shock per il Venezia di Inzaghi e avvio portentoso per il Parma del nostro, in quanto abruzzese, Roberto D'Aversa. Dunque Baraje e Nocciolini e poi vi segnalo anche il gol in Serie D, girone F della Jesina, gol della Jesina che porta la firma di Trudo su calcio di rigore, peraltro vi spesero in 10 uomini per l'espulsione di Mureno. Andiamo a Teramo, Stadio Bonolis, un paio di minuti per Ania Cantagalli. Ania. Avvio soft invece qui Andrea del San Nicolò, 18 minuti del primo tempo. Scusami, nulla scusami da... Ania, c'è il gol del Pineto, allora siamo pronti a tornare allo Stadio Mariani Pavone da Roberta Di Sante per questo gol. Roberta. Sì Andrea, proprio al 23esimo minuto arriva il gol del vantaggio del Pineto, lo avevamo detto, era stato sfiorato pochissimi istanti fa, adesso questa volta dopo aver preso la mira riesce a passare in vantaggio con il primo gol di Massimo Ganci con la maglia del Pineto, Ganci che viene servito da Cacciatore dritto per dritto, una bella azione da parte dei giocatori di Daniele Amaulo e sul primo palo è infallibile il numero 7 del Pineto, dunque 1-0 il risultato quando siamo giunti al 24esimo minuto ora e il primo gol in maglia bianca-azzurra di Massimo Ganci. Scusami Andrea, no, ci serve, infatti mi ero un attimo fermato perché c'è una correzione da fare, è stato un errore mio, il gol non è di Ganci ma perdonami è di Palumbo, dunque okay. Scusatemi la distrazione, dunque gol di Palumbo con il numero 9 che va in rete. Benissimo, benissimo, comunque è importante che sia passato in vantaggio il Pineto in questo che è uno scontro diretto molto importante. Avevamo interrotto Ania Cantagalli, torniamo da lei un paio di minuti e poi riprendiamo il giro. Ania. Sì, stavamo dicendo dell'avvio soft del San Nicolò Andrea perché in 19 minuti praticamente non c'è nulla da segnalare, il San Nicolò che sembra essere rimasto ancora al capo contro la Fermana per quanto riguarda l'approccio, infatti Epifani si sta sgolando per cercare svegliare un po' i suoi, il Monticelli sta facendo la sua partita, è una squadra come ben sappiamo quadrata, ha perso finora solo una volta contro l'Alfonsine in trasferta e si sta
sta dimostrando una formazione difficile da affrontare anche quest'oggi qui al Bonolis. Ricordiamo che questa è la quarta giornata di ritorno per il campionato del girone F di Serie D, però è la seconda giornata per il San Nicolò che si è recuperato. Scusami Ania, perché la Fermana in vantaggio a Vasto ha segnato al 24esimo Cremona, dunque Vastese 0, Fermana 1, gol di Cremona, a te. E dicevamo del appunto gara che ha recuperato il San Nicolò contro la Fermana, il capo contro la capolista, deve ancora recuperare la gara contro il Matelica il prossimo 8 febbraio. Il San Nicolò ha anche osservato già il turno di riposo previsto per il forfè del Chieti, gara che si sarebbe dovuta giocare nella seconda giornata appunto di questo inizio del 2017. Adesso il pallone è lungo a cercare lo scatto di Cacchiarelli, però la stessa poi viene fermato da Marani. Dicevamo praticamente che non ci sono terminali offensivi quest'oggi per Epifani perché sono squalificati sia Traini sia Moretti, e quindi il tecnico si affida a Bosi, che è un esterno, come punta centrale. A supporto ci sono a destra Massetti e poi centralmente Bisegna e infine Chiacchiarelli a cercare di servire l'avanti, a far male in velocità al Monticelli, una sorta di schieramento che sta già approntando da qualche tempo a questa parte il Napoli di Sarri. Il San Nicolò adesso in possesso del pallone con Petronio, il capitano, che prova a lanciare lungo ma la sfera termina fuori in fallo laterale, quindi ci sarà rimessa con le mani per il Monticelli. 0-0 qui al Bonolis tra San Nicolò e Monticelli. A te Andrea. Perfetto, perfetto, grazie ad Ania Cantagalli. Allora ribadisco, poco fa gol della Fermana a Vasto, rete segnata da Cremona nel girone G di Serie D, vantaggio anche del Sansepolcro sul Muravera per 1-0. Direi di tornare, anzi 2-0 in questo momento a Sansepolcro, reti di Mencagli, doppietta, 10° e 17°, Sansepolcro 2, Muravera 0. Torniamo in Lega Pro, dove vi segnalo anche il gol del vantaggio della San Benedettese sul Gubbio, gol dunque della San Benedettese sul Gubbio, vediamo se abbiamo anche il marcatore, ancora no. Torniamo a Modena da Paolo Renzetti, per te 2 minuti anche per tornare su questo gol del vantaggio della squadra di Lamberto Zauli. Paolo. Sì, grazie Andrea, riprendo la linea da Modena innanzitutto per confermare il parziale qui del Braglia che vede il Teramo in vantaggio per 1-0. Ricordo il gol realizzato da Ilari al minuto numero 17 di questo primo tempo, un gol importante, c'è stato questo traversone dalla destra all'interno dell'area di rigore, il giocatore del Teramo era stato lasciato incredibilmente solo, ha avuto tutto il tempo di incornare, quasi di schiacciare il pallone. Ci confermi cross di Di Paolo Antonio, Paolo? Sì, cross di Di Paolo Antonio, mi è sembrato di vedere molto attivo sulla sua fascia di competenza. Si era fatto vedere già in un'altra occasione, attenzione però c'è il Modena in avanti, riesce a respingere la retroguardia del Teramo, ma ancora il Modena in avanti, questo pallone di Giorico, il servizio sulla destra per Accardi, il tentativo di tiro, poi cross in area di rigore, pallone che viene lanciato all'interno dell'area di rigore da basso, ancora una volta riesce la difesa con qualche affanno, la difesa del Teramo, a rinviare, può ripartire in avanti proprio la formazione biancorossa che ora opera sulla metà campo, e proprio il pallone lanciato da Amadio per Ilari, proprio l'autore del gol del vantaggio della formazione biancorossa, attacca il Teramo che però fa retrocedere poi il pallone all'indietro per Speranza, scambiano il pallone, la sfera, i giocatori del Teramo nella propria tre quarti di campo, poi c'è questo lancio sul settore di destra per Di Paolo Antonio, riesce a mantenere il pallone in campo ma non a servire un compagno di squadra, con il Modena che può recuperare, dicevo Andrea che molto attivo Di Paolo Antonio sul settore di destra, ma qualche secondo prima di ricevere la linea c'è stata una grandissima occasione per il Modena al 24esimo, attenzione c'è un lancio per Sansovini che viene fermato in posizione di fuorigioco con qualche secondo di ritardo, stava per presentarsi tutto solo davanti a Manfredini, c'è stato qualche, davvero più di qualche secondo di ritardo nello sbandieramento della posizione irregolare, se così
è stato per l'ex pescarese, dunque calcio di punizione per la formazione gialloblu. Dicevo Andrea, poco prima del collegamento, clamorosa occasione per quanto riguarda il Modena. Attenzione ancora la formazione di casa in avanti, c'è un cross dalla sinistra di Basso con la parata senza problemi di Branduani. Dicevo, 23esimo, Modena vicinissimo al pareggio, c'è stato un cross di Accardi in area di rigore per Diop che a botta sicura dal zona del dischetto ha tirato una conclusione violentissima con il pallone che è terminato di pochi centimetri alla sinistra del palo della porta, difesa da Branduani. Se la sfera avesse centrato lo specchio della porta, probabilmente per l'ex portiere della spalla non ci sarebbe stato okay. Nulla da fare. È tutto dunque da Modena, ribadisco il parziale Modena 0 Teramo 1 a te la linea. Grazie. Grazie a Paolo Renzetti, torniamo in Serie D, Girone G, Riccardo Troiani, un paio di minuti per raccontarci il periodo non collegato, Ostiamare L'Aquila. Sì, 0-0 nel punteggio, sempre qui all'Anco Marzio, quando ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco, pochi istanti fa una penetrazione da parte di Belardelli nelle file dell'Ostiamare, sventata poi dal portiere Salvetti in uscita, c'è stato anche uno scontro tra i due giocatori che sono rimasti per pochi secondi a terra, poi per fortuna non è successo nulla, quindi qui ripartirà con la rimessa da parte del portiere dell'Aquila, Alessandro Salvetti, classe 97, diciamo appunto 0-0 il punteggio, anche se l'Ostiamare si è fatta preferire nel tempo non collegato con le occasioni che abbiamo descritto, quella di in apertura di Attili e poi ancora con Attili una gran conclusione respinta da Salvetti con un grande intervento, poi il tentativo di Roberti da pochi passi che però non è riuscito a impattare con la sfera. In momento c'è l'Aquila in attacco, dobbiamo darvi conto di due ammonizioni, una per il capitano dell'Aquila Giorgio Lavista, l'altra per Michele Vano, numero 9 della formazione biancoviola del Turso Greco, che invece è stato ammonito dall'arbitro per simulazione. 0-0 il punteggio quando siamo per superare la mezz'ora di gioco. In questo momento c'è l'Ostiamare in attacco con una rimessa per Vano che controlla palla cercando di non subire il contrasto da parte dell'Aquila, che però riparte proprio con il capitano Lavista che distribuisce sulla destra per il numero 5 Alessandro Steri, uno dei nuovi volti in casa dell'Aquila, palla lunga che però diventa preda dell'Ostiamare che riparte 0-0 il punteggio, poi la linea. Grazie a Riccardo Troiani, intanto eravamo in debito del gol della San Benedettese, lo ha segnato Vallocchia. Proseguiamo con il giro dei campi, torniamo a Pineto da Roberta Di Sante, poi lo dico per la regia, andremo a Teramo per San Nicolo Monticelli e chiuderemo il giro con Avezzano, il collegamento telefonico con Avezzano per Avezzano al Balonga. Intanto un paio di minuti per Roberta Di Sante. Sì Andrea, 34esimo minuto di gioco al Mariani Pavone di Pineto, sempre bloccato sullo sempre in gol dell'Aquila. Un gol a Teramo. Andiamo da Agna Cantagalli, Agna. Gol del Monticelli, Andrea, da calcio di punizione Negolo ha portato in vantaggio gli ospiti, punizione dai 20 metri per un fallo di Milillo su Figliaggi, c'è stata la trasformazione perfetta da parte di Negolo che ha superato la barriera, ha messo alle spalle di Ciotti una traiettoria perfetta che si è infilato sotto il 7 alla destra di Ciotti, non è potuto arrivare il portiere del San Nicolò e quindi il vantaggio del Monticelli qui allo stadio Bonolis al 28esimo. Andrea, a te. Grazie Agna, tra poco ci darai qualche altro dettaglio, intanto un altro minuto e mezzo per Roberta. Sì, dicevo, siamo al 34esimo minuto al Mariani Pavone, regge finora il vantaggio del Pineto, siglato da Palumbo al 23esimo minuto di questo primo tempo, un Palumbo che ci ha provato anche pochi istanti fa, spedendo dal limite tra le braccia però di Sarini, al 31esimo una decisione per un fallo appunto una decisione su cui l'arbitro poi si è redarguito proprio qualche istante fa, aveva ammonito Bustaglia per un fallo su D'Antonio, invece poi parlando con il secondo assistente Mariniello è tornato sui suoi passi e ha ammonito il numero 2 del Pineto e quindi ha dato la punizione diciamo al contrario, tornando appunto sulla sua decisione. Sempre 1-0 il risultato con il Pineto che sta cercando comunque
comunque di fare la partita. Il Romagna Centro cerca di sfruttare quelle che sono le occasioni, le ripartenze, che però non ha portato finora, diciamo, grandi pressioni a Mazzocchetti, che non è stato fino a questo momento granché impegnato. Dunque Pineto che cerca di controllare la partita e che si è portato appunto in vantaggio al 23esimo per 1-0 grazie al gol di Palumbo. Linea a te, Andrea. Grazie Roberta, torniamo a Teramo dopo questo aggiornamento. Il vantaggio del Monticelli sul San Nicolò. Agna Cantagalli, un paio di minuti. Sì Andrea, 30esimo qui al Bonolis con il Monticelli avanti, e vi dicevamo di un San Nicolò che sembra essere rimasto ancora fermo per quanto riguarda l'approccio a questa partita. Non è riuscito a combinare fino a questo momento nulla la squadra di Epifani. Il Monticelli alla la prima occasione utile, che poi è restato alla fine un calcio da fermo, è riuscito a passare in vantaggio la formazione ospite. C'è stata grande esultanza ovviamente con i giocatori che sono andati tutti ad abbracciare Stallone in panchina. Adesso il San Nicolò che prova a venire avanti, Posi prova a superare Terrenzio, ma Terrenzio riesce a venire fuori dall'area, palla al piede, poi c'è un fischio del direttore di gara, comanda un calcio di punizione, poteva dare il vantaggio probabilmente la signora Piriatore di Bologna, decide però di far ripartire il Monticelli con un calcio di punizione nella propria metà campo. Monticelli quindi avanti, adesso il San Nicolò che è chiamato alla rimonta, dicevamo anche delle difficoltà per quanto riguarda le assenze della squadra di Epifani. Allo stesso modo però c'è da sottolineare che il San Nicolò è squadra per fare bene in campionato, è stata costruita per fare molto bene, quindi dovrebbe riuscire a sopperire anche l'assenza, seppur importanti, considerati i movimenti di mercato che si sono aggiunti a quelli estivi, sia nel mercato di dicembre sia con l'arrivo di Iorio in questa finestra di mercato di gennaio. Per quanto riguarda il mercato dei professionisti, adesso palla fuori, rimessa con le mani per il Monticelli, sta perdendo un po' tempo la formazione ospite ovviamente anche per cercare di rallentare la pressione che subito ha messo in campo il San Nicolò per cercare subito la via del pareggio. Altra rimessa laterale, 1-0 per il Monticelli, Andrea, qui allo stadio Bonolis. A te. Grazie ad Agna Cantagalli. Dovremmo avere in collegamento da Avezzano Paolo Guadagni per un aggiornamento, sì, su quanto accade al De Marsi. Paolo. Sì, allora fa sempre 1-0 in favore dell'Alba Longa. Cioè, da dire che l'Avezzano ha avuto al 13esimo minuto un'azione clamorosa per poter pareggiare. Il centravanti dell'Avezzano si è letteralmente mangiato un gol da solo davanti al portiere, è riuscito a mettere fuori incredibilmente. C'è da dire che è una gara sostanzialmente equilibrata, si gioca a centrocampo, comunque l'Alba Longa quando attacca è veramente pericolosa. E da segnale solo un affatto un po' strano, cioè l'arbitro al 21esimo ha concesso un calcio di punizione per farlo da ultimo uomo, ma ha dato la punizione, ma probabilmente non ha ammonito l'ultimo uomo dell'Alba Longa. Risultato 1-0 per gli ospiti. Perfetto, grazie, okay. Grazie a Paolo Guadagni. Intanto in Serie A, lo vedete, è cambiato il primo risultato al Ferraris, Roma in vantaggio con Bruno Peres, dunque Sampdoria 0, Roma 1. E prima di ripartire con il nostro giro, andiamo a vedere le schermate proprio della Serie A, in particolare della Serie A, visto che appunto sono iniziate queste partite del pomeriggio: Cagliari-Bologna, Crotone-Empoli, Fiorentina-Genoa, poi come detto Roma in vantaggio a Genova sulla Sampdoria 1-0, gol di Bruno Peres, Sassuolo e Juventus e Udinese e Milan. Questa sera il posticipo tra Napoli e Palermo, quello tra Napoli e Palermo. Possiamo tornare da Paolo Renzetti per un paio di minuti. Paolo. Sì, grazie Andrea, prendiamo la linea da Modena dopo che qualche istante fa il Teramo è andato vicinissimo al raddoppio ancora di Paolo Antonio, ispiratore della manovra del Teramo scatenato, il giocatore con la maglia numero 7 dalla destra, servito un cross perfetto per Carraro che di testa, azione in fotocopia di quella che ha portato al vantaggio di Ilari, colpo di testa del giocatore con la maglia numero 20 del Teramo, appunto Carraro, pallone che ha fatto davvero la barba come si suol dire al palo.
ed è terminato fuori. Sarebbe stato il gol del 2-0 sicuramente meritato per una squadra, quella di Lamberto Zauli, che sta giocando una grande gara, sta mettendo in difficoltà l'11 allenato da Ezio Capuano. Qualche fischio, anzi più di qualche fischio dagli spalti da parte dei tifosi del Modena, con contestazione nei confronti della proprietà e del patron Caliendo. Per quanto riguarda il periodo non collegato, da segnalare solo al 31esimo una conclusione per il Modena di Schiavi dalla distanza, con il pallone terminato lontano dai pali della porta, difesa da Branduani. Ancora il Teramo in avanti, c'è però un'azione fallosa, resta a terra un giocatore di casa, si tratta di Schiavi, proprio a ridosso della panchina del Teramo è stato il numero 26 del Teramo, Baccolo, a commettere azione fallosa. Non dovrebbe esserci perciò però il cartellino giallo da parte del direttore di gara, che ricordiamo è il signor Pasciuta di Agrigento, e c'è dunque il calcio di punizione, semplice calcio di punizione per la formazione di casa. Diamo un'occhiata al cronometro, perché siamo entrati proprio in questo istante nel 39esimo minuto del corso del primo tempo, dunque sei primi al termine più eventuale recupero qui al Braglia di Modena, dove il Teramo continua a condurre per 1-0, continua a condurre per 1-0 sul Modena. Il gol realizzato da Ilari di testa al 17esimo, a te la linea, Andrea. E in Serie A sono scatenate le big, perché dopo il gol di Bruno Peres per la Roma sono arrivati i gol di Bonaventura per il Milan, che è dunque in vantaggio a Udine sull'Udinese per 1-0, e ora Higuain ha portato in vantaggio la Juventus al Mapei Stadium, gol segnato al nono minuto. Dunque le big, lo ripeto, sono partite davvero con il piede forte in questa giornata. In Lega Pro vediamo l'aggiornamento del vantaggio dell'Albino Leffe sul Forlì, un risultato anche questo importante in chiave salvezza, un risultato nel complesso positivo per il Teramo, che comunque il suo lo sta facendo perché sta vincendo a Modena. Allora io prego Roberta Di Sante e Agna Cantagalli di andare con un minuto di collegamento, così poi finiremo il primo tempo con Paolo Renzetti, seguiremo gli ultimi istanti del primo tempo dal Braglia. Roberta, un minuto. Sì, 43esimo minuto, Andrea, sempre 1-0 il vantaggio del Pineto, che regge, siglato, lo ricordiamo, al 23esimo da Palumbo, che ha freddato Sarini all'altezza del primo palo, un bel gol a fil di palo per l'attaccante pinetese. Non ci sono state nel frattempo altre occasioni importanti né da una parte né dall'altra. Il Pineto controlla la gara, abbastanza inoperoso Mazzocchetti, quindi se dovesse finire così il primo tempo, visto che ormai manca praticamente un minuto più recupero eventuale, sicuramente un vantaggio meritato, visto che la formazione di Amaulo aveva sfiorato anche in precedenza il gol, sempre con lo stesso Palumbo. Grazie Roberta. Bene così, andiamo per un minuto anche da Agna Cantagalli e poi finiremo appunto con Paolo Renzetti, finiremo chiaramente il primo tempo dal Braglia. Agna. 38esimo, Andrea, 1-0 per il Monticelli per effetto del gol messo a segno al 28esimo da Negro, direttamente da calcio di punizione. Adesso il San Nicolò che prova a gestire un po' meglio il pallone per trovare la via del pareggio, l'occasione più potenziale fino a questo momento c'è stata qualche minuto fa al 36esimo, quando Bosi è riuscito a venire via un paio di avversari sulla destra, messo in mezzo per Bisegna, che però poi non è riuscito ad impattare bene con il pallone e con la difesa del Monticelli, che è riuscita quindi a sbrogliare una situazione che poteva farsi potenzialmente pericolosa nei pressi della porta, difesa da Marani. Adesso è proprio Marani che si incarica di battere una rimessa dal fondo e di mettere quindi in gioco il pallone per i suoi. C'è la testa di Vadè, che poi lascia però a Negro, che stoppa il pallone, lo mette giù ancora per Vadè. Elemento interessante questo giocatore senegalese, è uno dei rinforzi per la squadra del Monticelli ed è l'ultima finestra di mercato. San Nicola che riesce a riconquistare il pallone con Stivaletti, con Stivaletta che l'allarga sulla destra per Massetti e poi si ferma perché c'è Negro a terra e quindi il capitano Petronio
mette il pallone fuori. Ricordiamo che San Nicolò Monticelli San Nicolò è stata teatro dell'episodio da fair play con il gol di Pedalino lasciato segnare dal San Nicolò dopo il discusso gol di Traini, fair play voluto dal capitano Lino Petronio, che poi è costata la candidatura al premio fair play della Gazzetta dello Sport a Massimo Epifani. 1-0 per il Monticelli qui al Bonolis. A te Andrea. Grazie Ania. Possiamo andare da Paolo Renzetti. Paolo, quanto manca al Braglia? Allora Andrea, mancano 2 minuti e mezzo al termine del primo tempo qui allo stadio Braglia di Modena, sempre 1-0 per il Teramo, ma che occasione ha avuto la formazione biancorossa 2 minuti fa con Sansovini in contropiede. L'ex attaccante del Pescara si è presentato tutto solo davanti a Manfredini, lo ha superato con un pallonetto, il pallone stava per infilarsi in rete alla disperata, è arrivato il salvataggio sulla linea di Accardi che ha evitato un gol praticamente fatto, sarebbe stato il gol del 2-0. Dunque ancora una volta Teramo protagonista di una grande giocata, ora però c'è la risposta del Modena, fischiatissima la squadra di casa anche dopo l'occasione mancata da Sansovini, hanno visto le streghe i tifosi del Modena davvero la super occasione mancata dall'avanti biancorosso, ma soprattutto in questo caso bisogna dirlo per il recupero davvero incredibile di Accardi che è andato alla disperata a rinviare il pallone qualche centimetro prima della linea di porta, aveva fatto davvero tutto bene Sansovini calibrando anche molto bene il pallonetto con il pallone che ripetiamo stava per insaccarsi in rete. Intanto nel periodo non collegato c'è stata la prima ammonizione della gara, è finito sul taccuino del signor Pasciuta di Agrigento un giocatore del Teramo, si tratta di Imparato. Diamo un'occhiata al cronometro, 44esimo in corso, 43:30, dunque 90 secondi al termine di questo primo tempo che il Teramo continua a condurre per 1-0 grazie alla rete realizzata al 17esimo da Ilari. Teramo che sta meritando sicuramente il vantaggio, che anzi ha avuto il torto di non segnare la rete del 2-0 con due occasioni clamorose, la prima con Carraro pallone di testa di un soffio al lato, la seconda con il pallonetto di Sansovini salvato. Tra l'altro è l'ex Carraro Paolo, tra l'altro ex di turno, dunque e che ci tiene, era a Modena nell'anno di Zeman, Paolo. È vero, l'anno di Zeman, quando il Pescara ovviamente perse 3-2 a Modena, sicuramente un periodo molto più felice. Attenzione, c'è il Modena in avanti, c'è questo cross dal settore di sinistra di Basso, uno dei migliori nella formazione di casa, con il pallone che è stato però rinviato dalla difesa del Teramo, ma è ancora il Modena che fa massa nella tre quarti di campo del Teramo, ancora in avanti la formazione in maglia giallo-blu mantiene il possesso di palla con Schiavi, il traversone in area di rigore troppo lungo, non riesce dalla parte opposta un compagno di squadra a raggiungere la sfera con il pallone che termina lentamente sul fondo e con grande calma il portiere del Teramo, l'esperto Branduani, si appresta ad effettuare il rinvio quando mancano pochi secondi al termine di questo primo tempo. E diamo un'occhiata ancora al cronometro, 44:50, dunque 10 secondi, vediamo che però ci sarà probabilmente da recuperare qualcosa perché sta per alzarsi la lavagnetta luminosa, un minuto di recupero, dunque ancora 60 secondi prima del doppio fischio dell'arbitro siciliano con il Teramo ancora in avanti, un lancio per Sansovini troppo lungo con comunque Manfredini costretto a rinviare con i piedi il pallone in fallo laterale, dunque il Teramo che chiude in avanti questo primo tempo, direi magistrale, direi davvero buona la prova in questa prima parte di gara della formazione di Lamberto Zauli. Ci sono tanti assenti in casa teramana, ma il Teramo sta facendo vedere buone cose, sbaglia però la rimessa Imparato, c'è il cambio fallo comandato dal direttore di gara, è stata già rimessa la sfera in gioco dal Modena, ancora un rinvio questa volta Ilari che va a spedire il pallone in fallo laterale, ultimi 25 secondi di questo primo tempo con il Modena che tenta l'ultimo assalto, ma c'è un pallone retrocesso all'indietro proprio da Ilari per il portiere Branduani, non c'è più tempo, finisce la prima frazione di gioco dopo 46 minuti al Braglia di Modena con il Teramo in vantaggio per 1-0, ricordo al 17esimo la rete di Ilari per la formazione abruzzese, è tutto per il momento da Modena lì nello studio. Bene, bene, buone notizie dunque dal Braglia, anzi il Teramo poteva anche raddoppiare, ma finisce la prima frazione comunque in vantaggio la squadra di Zauli su quella di Capuano. Vediamo se è finito il primo tempo a Pineto, resoconto di questa prima frazione con Roberta Di Sante, mentre la Fiorentina passa in vantaggio sul Genoa. Roberta.
Sì Andrea, è finito il primo tempo qui a Pineto, dopo un minuto di recupero l'arbitro, il direttore di gara Andrea Ancora della sezione di Roma 1 ha dato il cessate le attività almeno per il momento, regge il gol siglato al 23esimo da Roberto Palumbo, un gol che è il suo secondo gol dopo quello che purtroppo ahimè è stato un po' annullato perché ha segnato all'esordio nella partita contro il Chieti, partita che ovviamente è stata annullata per via di poi di quello che è accaduto appunto con il fallimento e l'esclusione dei neroverdi dal campionato. Dunque Palumbo che porta in vantaggio il Pineto, un Pineto che sempre con lo stesso Palumbo aveva sfiorato il gol anche al quarto d'ora e che ha controllato abbastanza bene questo primo tempo, infatti il Romagna Centro non è riuscito a farsi pericoloso nei confronti di Mazzocchetti, abbastanza inoperoso nel corso di questa prima frazione, dunque un vantaggio sinora meritato, quello della formazione di Amaulo che non ha rischiato praticamente nulla. Ottimo il lavoro finora della difesa, anche se non c'è stata grandissima pressione da parte dei romagnoli. Grazie Roberta. Prima di tornare a terra andiamo a prendere il finale di primo tempo a Ostiamare da Riccardo Troiani per Ostiamare L'Aquila. Sì, le squadre rientrano adesso negli spogliatoi, 0-0 il punteggio, nulla da segnalare nel tempo non collegato, buona linea. Grazie a Riccardo Troiani e possiamo andare dunque da Agna Cantagalli per San Nicolo Monticelli, il resoconto del primo tempo e poi chiuderemo con Avezzano. Agna. Si gioca ancora Andrea, dovrebbe terminare tra 30 secondi il primo tempo con il vantaggio del Monticelli per 0-1, adesso c'è per 1-0 c'è un fallo subito da Bosi commesso da Pierantozzi e quindi ci sarà un calcio di punizione dalla parte sinistra del campo, ha preso il pallone Chiacchiarelli, si incaricherà lui di battere questo calcio di punizione che dovrebbe essere l'ultima occasione per i bianchi azzurri di pareggiare in questo primo tempo. Chiacchiarelli che guarda in mezzo si decide invece di allargare verso Petronio che poi prova il lobo morbido in mezzo ma non c'è nessuno e Marani quindi para facilmente il pallone, probabilmente sulla successiva rimessa in gioco della sfera ci sarà il duplice fischio del direttore di gara per un primo tempo che il San Nicolò non ha interpretato bene fino a questo momento. Ovviamente la squadra di Epifani sembra essere rimasta al KO di fermo e non è stato un caso il vantaggio del Monticelli, seppur arrivato dagli sviluppi di un calcio da fermo, calcio di punizione battuto da Negro in maniera perfetta che ha trovato la via del gol. Finito qui il primo tempo, ha trovato la via del gol all'esterno del Monticelli per il vantaggio dunque della formazione ascolana qui al Bonolis. 1-0 per la formazione di Stallone sul San Nicolò. È finita qui. A te Andrea. Grazie Agna. Andiamo a prendere il finale di primo tempo anche al De Marzi di Avezzano con Paolo Guadagni. Paolo. Sì, risultato 1-0 per gli ospiti dell'Alba Longa. L'Avezzano, come abbiamo detto in precedenza, ha avuto l'occasione già dal 13esimo con il centanti Marolda che solo davanti al portiere è riuscito a mettere fuori. Diciamo che la partita è sostanzialmente corretta, si gioca prevalentemente a centrocampo su un campo reso pesante dalla neve che è stata spostata nei giorni scorsi e pochi spettatori, vediamo un po' che cosa succede nella ripresa. Ok, arrivederci. Grazie a Paolo Guadagni. Intanto c'è il pareggio della Sampdoria al 21esimo del primo tempo con Bruno Fernandes, dunque Sampdoria-Roma 1-1. Possiamo allora andare con il giro di schermate prima di dare lo spazio alla pubblicità, anzi ora correggono Praet, autore del gol della Sampdoria, gol dell'1-1. Andiamo dunque con la Serie A, Cagliari-Bologna 0-0. Vi ricordo che questi primi tempi si stanno giocando, siamo più o meno alla metà. Crotone-Empoli 0-0, Fiorentina-Genoa 1-0, poco fa la rete di Ilicic per i Viola.
Poi giocate ieri Inter Pescara 3-0 e Lazio Chievo 0-1. Sampdoria Roma, come detto, 1-1. Poco fa Praet ha risposto al gol di Bruno Peres. Sassuolo Juventus 0-1, rete di Higuain. Finale Torino Atalanta 1-1, giocata alle 12:30 con le reti di Iago Falque e Petagna. E poi Udinese Milan 0-1 con la firma di Jack Bonaventura ad inizio di partita. Vediamo la Lega Pro, in questo caso vediamo i finali di prima frazione. Sono i seguenti: Albino Leffe, Forlì 1-0, rete segnata da Guerriera. Poi poco fa il Feral Pisalò, poco prima dell'intervallo, è passato in vantaggio sul campo del Lumezzane, rete di Surraco. Teramo avanti con Ilari a Modena. Poi San Benedettese Gubbio 1-0, rete di Vallocchia. 0-0 tra Sud Tirol e Bassano. Parma sempre avanti 2-0 a Venezia con le reti di Baraie e Nocciolini nei primi 18 minuti, ma al primo minuto di recupero è stato espulso il difensore del Parma Canini, per lui somma di ammonizioni, e dunque Parma al momento in 10 uomini affronterà in inferiorità numerica il secondo tempo. La Serie D, girone F, vediamo i risultati: Alfonsina Recanatese 0-0, Castelfidardo Materica 0-0, Jesina Vispesaro 1-0, rete di Trudo su calcio di rigore, Vispesaro in 10 per espulsione di Moreno. Pineto Romagna Centro 1-0, rete di Palumbo. Monticelli avanti sul campo del San Nicolò per 1-0, rete di Negro. San Maurese Campobasso 0-0, San Marino Agnonese 0-1, rigore di Ragazzu, e Fermana in vantaggio a Vasto con la rete segnata da Cremona. Intanto il Crotone in questo momento è passato in vantaggio sull'Empoli, e questo è un risultato molto importante soprattutto per il Pescara, perché un risultato del genere, per quanto possa comportare l'allungo in classifica del Crotone nei confronti del Pescara, ma quel che è più importante in chiave salvezza, lascia l'Empoli con lo stesso punteggio in termini di classifica, e quindi insomma l'Empoli non si allontana dalle squadre che sono più in basso, e dovendo vedere i due mali, il male minore è sicuramente la vittoria del Crotone, che si sta concretizzando, ma siamo appena al 25esimo minuto di questo primo tempo. Il gol segnato da Adrian Stojan, e con questa notizia, con questo aggiornamento, possiamo ora virare sul girone G di Serie D. Arzachena Sporting Trestina 1-0, rete di Branicchi. Avezzano Alba Longa 0-1, rete di Cruz in apertura. Il San Teodoro è di nuovo in vantaggio sul Città di Castello, c'era stato il momentaneo pareggio della squadra umbra, ora Isolani di nuovo avanti 2-1. Flaminia Norese 0-0, Lanusei Monterosi 0-0, Stiamare L'Aquila 0-0, Rieti Foligno 3-0 a Tavolino, che abbiamo già anticipato perché la gara chiaramente non si sta giocando. Torres Latte Dolce Sassari 0-0, San Sepolcro in vantaggio 2-0 sul Muravera grazie alla doppietta di Mencagli. E noi ci fermiamo qui, andiamo in pubblicità e poi ci ritroveremo con la seconda parte di Diretta Stadio. Eccoci rientrati, vi diamo subito un aggiornamento in Serie A, perché c'è appena stato il pareggio dell'Udinese con il Milan, rete segnata da Terò al 31esimo, Udinese 1, Milan 1. Tutti i risultati li potete vedere nel nostro serpentone che inizia a scorrere proprio in questo momento con la Serie A, con la Lega Pro, con i due gironi di Serie D. Noi siamo pronti per riprendere il nostro giro dai campi. Non so se a Modena le ostilità sono riprese o se Paolo Renzetti ci può già aggiornare su qualche eventuale sostituzione. Paolo. Sì, mi ascolti Andrea? Sì, ti ascolto benissimo. Perfetto, prendiamo la linea qui da Modena, mi dai proprio l'assist perché inizia in questo istante il secondo tempo. Vediamo
Allora un attimo che lo speaker sta segnalando due sostituzioni, Andrea. Certo. Ti diamo modo di prendere nota. Perché non erano state segnalate, a dire la verità, con la lavagnetta luminosa. Allora, due sostituzioni nel Modena, perché sono usciti con la maglia numero 4 Andrea Cardi e con la maglia numero 20 Simone Aldrovandi. Sono entrati Simon Laner e Luca Milesi. Dunque queste le due sostituzioni in casa del Modena. Per il Teramo invece non ci sono stati avvicendamenti, d'altronde difficilmente avrebbe potuto effettuare dei cambi il tecnico teramano, perché bisogna dire che nel primo tempo la sua squadra ha giocato davvero bene. Si riparte dunque il secondo tempo iniziato già da un minuto e mezzo, dicevo, da questo 0-1 in favore della formazione biancorossa. Il gol, lo ricordiamo, al 17° del primo tempo è segnato da Ilari. C'è da dire che c'è un solo ammonito fino a questo momento, si tratta del difensore del Teramo Imparato. Tu prima, Andrea, mi chiedevi se ci fossero notizie del patron Luciano Campitelli, che è in tribuna d'onore e dunque sta seguendo questa partita qui a Modena. E così come è soddisfatto del primo tempo, hai potuto percepire qualcosa? Crediamo, lo abbiamo visto un po' da lontano, però dallo sguardo sembrava soddisfatto di quello che aveva fatto vedere la sua squadra nel primo tempo. Dicevo, c'è un po' tutto lo stato maggiore, attenzione perché c'è l'attacco del Modena, ma c'è allo stesso tempo lo sbandieramento del primo assistente Bingo di Pisa, che segnala la posizione irregolare di un giocatore del Modena. Si tratta di Nolè, che si stava dirigendo dalle parti di Branduani. Dunque gioco fermo, calcio di punizione per il Teramo. Stavo per chiudere dicendo che è presente tutto lo stato maggiore biancorosso, perché oltre al patron Luciano Campitelli, proprio sotto la nostra postazione, attenzione di Paolo Antonio per il Teramo, il cross all'interno dell'area di rigore, il controllo mancato per un attimo da il giocatore Carraro, proprio l'ex di turno di cui stavamo parlando prima, stava per controllare la sfera all'interno dell'area di rigore del Modena, poi ha tergiversato permettendo ai difensori di casa di allontanare il pallone. Dicevo, stato maggiore del Teramo presente al gran completo, perché proprio sotto la nostra postazione c'è il vice presidente Ercole Cimini e il direttore generale Gianluca Scacchioli. Dunque siamo giunti al quarto minuto nel corso della ripresa allo stadio Braglia di Modena. Ricordo il parziale: Modena 0, Teramo 1. A te, Andrea. Grazie a Paolo Renzetti. Dunque primi istanti di ripresa al Braglia, con Eccellino Capuano evidentemente non contento del primo tempo dei suoi, tanto da aver effettuato due sostituzioni alla ripresa delle ostilità. Torniamo in Serie D, Girone F, un paio di minuti per Roberta Di Sante, Pineto, Romagna Centro. Sì, sempre 1-0 in favore del Pineto dopo 7 minuti di questa ripresa, Andrea, al Mariani Pavone tra la formazione di Amaulo e il Romagna Centro. Gol siglato al 23° del primo tempo da parte di Palumbo, per cui c'è stato qualche istante di apprensione proprio pochi istanti fa, perché ha subito un fallo sulla tre quarti, si teneva la caviglia, è stato a terra per un minuto e mezzo circa, poi sembrava insomma potesse essere più grave la situazione, invece adesso è riuscito a rientrare regolarmente in campo, soltanto un po' di apprensione per lui. Sempre 1-0 dunque il parziale con il Romagna Centro. Tra l'altro ricordiamo che il Pineto, Andrea, dovrà giocare nuovamente anche mercoledì prossimo, perché ci sarà il recupero della terza giornata ad Agnone contro l'Agnonese di Alessandro Del Grosso, e poi domenica si giocherà nuovamente qui al Mariani Pavone contro la Jesina. Intanto prova ad attaccare adesso il Romagna Centro, la sfera però termina in out, la rimessa è del Pineto, va di rosa alla rimessa con le mani, facendo però l'arbitro che c'è il primo cambio della partita ed è un cambio nelle fila del Romagna Centro. Esce il numero 7 Rava ed entra al suo posto il numero 13 Mazza Villani. Tra l'altro ricordiamo
ricordiamo anche che il Romagna Centro è una delle formazioni più giovani del girone, un'età media molto bassa quella della formazione romagnola, che tra l'altro si è aggiudicata nel periodo del mercato di dicembre anche le prestazioni di Gagliardi, Tola e Pattiloro, che sono i tre nuovi arrivati con il mercato di dicembre nelle fila dei romagnoli. Sì, nono minuto, linea a te. Grazie a Roberta Di Sante. Intanto in Lega Pro sono iniziati tutti i secondi tempi tranne che quello di Venezia-Parma. Ricordiamo Parma avanti 2-0, ma Parma ridotto in 10 uomini, giocherà in 10 uomini tutta la ripresa la squadra di Roberto D'Aversa. Andiamo a Teramo, un paio di minuti per Agna Cantagalli con San Nicolò Monticelli. Quarto minuto, Andrea, della ripresa, sempre con il Monticelli avanti 1-0 sul San Nicolò, grazie al gol di Negro siglato al 28esimo del primo tempo. Non ci sono stati cambi fino a questo momento, né da una parte né dall'altra. Attenzione, adesso un'occasione buona per il Monticelli ancora, ma Negro viene anticipato. Attenzione, forse ci sono novità a Modena, un attimo Agna, forse ci sono novità a Modena, tra poco lo sapremo. Paolo. Andrea? Sì, c'è il pareggio del Modena, erroraccio della difesa del Teramo, non si sono capiti i difensori biancorossi ed il portiere Branduani ne ha approfittato. Diop che è andato a mettere il pallone in rete a due passi da Branduani, gol incredibile da parte della formazione canarina, che dunque pareggia i conti quando siamo giunti al sesto minuto della ripresa, sesto minuto del secondo tempo, il gol di Diop, Modena 1, Teramo 1 a terra linea. E Paolo, ti dico anche che ha pareggiato l'Empoli con Michelizze, e quindi 1-1 tra Crotone e Empoli, due gol che in chiave abruzzese non fanno piacere nel giro di un minuto. Eravamo proprio a Teramo da Agna Cantagalli e torniamo al Bonolis per San Nicolò Monticelli. Agna. C'è un calcio d'angolo che sta per battere Negro, siamo nella metà campo del San Nicolò, il pallone che arriva in aria, c'è stato l'anticipo da parte di Stivaletta e poi un contatto fuori dall'area, però decide il direttore di gara, punizione dal limite per un fallo di Milillo, vorrebbero almeno il calcio di rigore i giocatori del Monticelli, il direttore di gara però si è già piazzato per lasciar battere un calcio di punizione dal limite dell'area, quindi non ci sarà la massima punizione per questo contatto tra Milillo e un giocatore del Monticelli, che dovrebbe essere il numero 8 Cocchieri, che era finito a terra in area. Episodio da rivedere alla moviola, c'è ancora vicino al pallone Negro, ricordiamo il calcio di punizione vincente fino a questo momento per il Monticelli, messo con il gol siglato proprio da Negro nel primo tempo, che sta valendo il vantaggio alla formazione ascolana. Negro che rimane sul pallone, c'è nei pressi anche Figliaggi, ma dovrebbe andare il numero 7 della formazione di Stallone. Ciotti sta provando a piazzare al meglio la barriera, c'è anche azione di disturbo da parte di Terrenzio, il direttore di gara fisica, e in questo momento finta. Negro va a Figliaggi ma accoglie in pieno la barriera, e quindi ci sarà calcio d'angolo, vorrebbe un fallo di mano Figliaggi per un presunto tocco di mano per l'appunto della barriera del San Nicolò. Il direttore di gara però indica il calcio d'angolo, che andrà ancora Negro a battere dalla destra del campo, il pallone che sta per essere messo in mezzo, attenzione al colpo di testa di Figliaggi che però viene anticipato da un difensore del San Nicolò che ha anche subito fallo e quindi riesce a sbrogliare una situazione complicata. La squadra di Epifani, che dicevamo aveva avuto un approccio sbagliato nel primo tempo simile a quello visto a Fermo, e che fino a questo momento appunto sta costando lo svantaggio alla formazione biancazzurra. Ottavo minuto, Andrea, Monticelli avanti 1-0 qui al Bonolis sul San Nicolò. A te. Grazie, riprendiamo con il giro dai campi, giro integrale questa volta, torniamo alle Braglia di Modena. Paolo. Sì, grazie, si gioca il nono minuto nel corso della ripresa allo stadio Braglia, abbiamo dato
in precedenza il cambio di punteggio qui a Modena, dove c'è stato il pareggio della formazione di casa con Diop, un gol clamoroso. E poi i nostri telespettatori questa sera avranno la possibilità di rivedere le immagini, il pasticcio di Branduani e compagni proprio all'interno dell'area piccola del Teramo. Ne ha approfittato come un falco Diop, che è andato a mettere il pallone in rete. Dunque Modena che è riuscito a pareggiare proprio. Ecco, peraltro Paolo, in settimana si era anche parlato di questo fatto, cioè inserire d'amblè un portiere nuovo, se potevano esserci dei problemi di intesa con il resto del reparto. Zauri aveva un po' glissato su questo argomento. Intanto c'è il raddoppio del Pineto, poi riprendiamo questo argomento, caro Paolo, andiamo da Roberta Di Sante. Sì Andrea, 14esimo minuto della ripresa, cambia ancora il risultato al Mariani Pavone con il raddoppio del Pineto che porta ancora la firma di Roberto Palumbo, doppietta per lui, questa volta l'assist è di Ganci che mette in condizione Palumbo di partire in contropiede. Bellissimo l'invito da parte del numero 7 per il centravanti che appunto in contropiede fredda l'estremo Sarini, beffando tutta la retroguardia del Romagna Centro e piazzando il diagonale all'angolino. Dunque 2-0 in favore del Pineto. Quando si... Ok, possiamo rientrare al raddoppio del Pineto. Prima di tornare da Paolo, andiamo anche a Ostia Mare per Ostia L'Aquila, Riccardo Troiani. Sì, sempre 0-0 il punteggio quando siamo al decimo minuto nel corso del secondo tempo e c'è stato un cambio proprio a inizio ripresa nelle file dell'Aquila. Mister Morgi ha mandato in campo il maglia numero 18 Nicola Zane, che ha rilevato il numero 11 Maurizio Peluso. Quindi questa è la prima sostituzione decisa dal tecnico dell'Aquila. Nessun cambio per ora nelle file dell'Ostia Mare. Sempre 0-0 il punteggio con i biancoviola che cercano di ripartire, ma in questo istante è l'Aquila che sta provando ad attaccare. A voi la linea. Grazie a Riccardo Troiani. Intanto il Venezia accorcia le distanze con il Parma, rete dell'ex teramano Moreo. A Vasto sempre fermano avanti 1-0 poco fa, cambio nella Vastese, fuori Felici, dentro Santoro, e ora cambio anche nella Fermana, ingresso di Forò al posto di Urbinati. Certo che se la Fermana dovesse spugnare l'Aragona porrebbe una ipoteca sulla vittoria del campionato, perché insomma va da sé, è una delle partite più difficili del calendario, ma sarebbe la decima vittoria su 11 partite e per la squadra di Destro, ripeto, quasi spalancherebbero le porte del calcio professionistico. Intanto, sì, Paolo. Andrea, attenzione, c'è il gol del Modena, il gol del Modena segnato in quest'istante da Diop, raddoppio del giocatore che aveva regalato qualche minuto fa la formazione di casa il pareggio. Questa volta Diop è stato protagonista in senso attivo di questa azione e da buona posizione non ha sbagliato, mettendo il pallone alle spalle del portiere del Teramo Branduani. Dunque Modena che ribalta il risultato in 7 minuti, passando dallo 0-1 al 2-1. Siamo giunti ora al minuto numero 11 di questo secondo tempo. Modena in vantaggio grazie al gol di Diop, doppietta per il giocatore canarino, per il giocatore della Modena. Modena che ora dunque ha messo la freccia ed è in vantaggio per 2-1 sul Teramo. A te la linea. Perdonami la battuta Paolo, un canarino africano, Diop, giocatore senegalese che era oggi al debutto dopo la prima parte giocata a Viterbo e dunque lui sta giustiziando in questo momento il Teramo. Peraltro magari ora non abbiamo avuto il tempo di affrontare l'argomento, però il discorso di un portiere inserito da un momento all'altro con poche sedute di allenamento, con un intero pacchetto arretrato con cui non ha la giusta empatia perché è appena arrivato, poteva questo incidere? Zauli in settimana ha un po' glissato sull'argomento, ma evidentemente dal racconto di Paolo sul gol dell'1-1 c'è questa complicità di Branduani, è mancata intesa proprio con il reparto arretrato del Teramo, e dopo tanto sprecare addirittura il Modena ha ribaltato il risultato, tanto sprecare chiaramente da parte del Teramo. Agna Cantagalli
Bonoli per la partita San Nicolo Monticelli, poi andremo a prendere un aggiornamento anche da Avezzano con Paolo Guadagni. Agna. Tredicesimo, sempre Monticelli avanti 1-0 sul San Nicolò. Adesso San Nicolò che prova a ripartire velocemente, c'è Stivaletta sulla destra che viene via ma poi si allunga troppo il pallone, è riuscito a superare in velocità Castellana ma non è riuscito a sfruttare al meglio il centrocampista del San Nicolò. Questa azione in ripartenza dei biancazzurri che hanno protestato qualche istante fa per un presunto atterramento in area di Bisegna su una bella azione dalla sinistra da parte di Chiacchiarelli. Il direttore di gara però ha lasciato proseguire il gioco esattamente come aveva fatto qualche istante più tardi prima sul calcio di rigore che avrebbe voluto il Monticelli per l'atterramento di Figliaggi. Poi è stato però dato un calcio di punizione dal limite che lo stesso Figliaggi ha mandato sulla barriera. Monticelli che prova ancora a venire in avanti, siamo nella metà campo del San Nicolò, biancazzurri che sì, nel caso possiamo rientrare in studio per ripristinare il collegamento. Ecco qui, la vedo, vai Agna. Ok, il pallone che è terminato nel frattempo fuori, ci sarà un nuovo calcio d'angolo per il Monticelli, sta premendo la squadra di Stallone, evidentemente non è assolutamente paga del vantaggio fino a questo momento qui. Maturato al Bonolis, ancora negro dalla bandierina che sta per rimettere in gioco la palla nel centro dell'area di rigore del San Nicolò. Esce Ciotti con qualche difficoltà, anche con un scontro con un suo compagno di squadra, la mette dall'altra parte, quindi calcio d'angolo da posizione opposta. Negro si fa tutto il campo e va a battere dalla destra questa volta il calcio d'angolo, ancora per il Monticelli che rimane in avanti. Con calma, Negro sta raggiungendo la bandierina quando siamo giunti ormai al quarto d'ora di questo secondo tempo tra San Nicolò e Monticelli. Il pallone che viene rimesso in mezzo, Terrenzio anticipato da Chiacchiarelli, il pallone che viene buttato fuori dall'area, ma ancora il Monticelli in pressione, Terrenzio che viene messo giù dal numero 3 Pretara del San Nicolò, ma il direttore di gara fa accenno di proseguire. Non ci sono neanche le proteste da parte dell'ex giocatore biancazzurro, uno dei due ex insieme a Sosi di questo incontro. Sempre 1-0 per il Monticelli sul San Nicolò quando siamo giunti al 16° del secondo tempo. A te Andrea. Grazie a Tania Cantagalli. Ora andiamo ad Avezzano, poi faremo un giro di schermate anche perché vanno finendo i primi tempi di Serie A. Paolo Guadagni. Allora, mi passate la linea, proprio mentre l'Avezzano ha proceduto alla prima sostituzione, Vitai ha preso il posto del numero 10. E diciamo che subito all'inizio del secondo tempo l'Avezzano ha reclamato un rigore che poteva anche esserci, però la partita tutto sommato è abbastanza noiosa, si gioca prevalentemente da centrocampo e rispetto al primo tempo diciamo che gli ospiti hanno un po' rallentato la loro vena agonistica almeno per quanto riguarda le azioni d'attacco e giocano prevalentemente a centrocampo e stanno fino a questo momento reggendo abbastanza bene il tentativo dell'Avezzano di poter agguantare un pareggio che tutto sommato sarebbe abbastanza meritato. A voi lo studio. Perfetto, grazie a Paolo Guadagni. Possiamo andare con il giro delle schermate. Intanto ci segnalano un doppio cambio nel Teramo, tra poco ce lo racconterà Paolo Renzetti. Intanto vediamo i finali di primo tempo in Serie A, le partite chiaramente delle 15, Cagliari-Bologna 0-0, Crotone-Empoli 1-1 con le reti di Stojan e Mcelidze, Fiorentina-Genoa 1-0, rete di Ilicic, Sampdoria-Roma 1-1, Bruno Peres, poi pareggio di Bruno Fernandes, i due Bruno in campo di Sampdoria e Roma, Juventus avanti 2-0 sul Sassuolo con le reti di Higuain e Khedira, Torino-Atalanta finale 1-1, Udinese-Milan 1-1, Bonaventura e pareggio di Terò. Andiamo a vedere anche la Lega Pro perché ci sono
alcuni aggiornamenti. Purtroppo quello principale dal Braglia, con il Modena che ha ribaltato il risultato grazie alla doppietta di Diop, e poi c'è da segnalare il vantaggio del Sudtirol sul Bassano, Sudtirol che ha segnato poco fa, rete di Furlan, e poi il Venezia che, ricordiamo, ha accorciato le distanze ad inizio ripresa con Moreo, Venezia che è anche in superiorità numerica. Possiamo andare da Paolo Renzetti, un paio di minuti per te, Paolo. Sì, grazie, sono 20 minuti di gioco nel corso della ripresa. Ricordo il parziale qui del Braglia con il Modena che conduce per 2-1 sul Teramo. Doppia sostituzione, attenzione. Scusami, Paolo. Ancora un sì. Paolo, pareggio della Vastese, punizione vincente di Nicola Fiore, dunque Vastese Fermana 1-1, gol che arriva al 24esimo della ripresa. A te. Sì, dicevo, 2-1 per il Modena, abbiamo già superato il 20esimo, siamo nel corso del 21esimo minuto di questo secondo tempo. Doppio cambio in casa teramana perché sono usciti Baccolo e Carraro e sono entrati in campo Fratangelo e Petrella. Dunque vedremo se questa doppia sostituzione servirà un po' a scuotere la formazione abruzzese. Beh, doppio cambio offensivo, gol... Paolo, le altre due punte di ruolo sono in campo ora. Sì, un Teramo a trazione completamente anteriore, e dicevo, vedremo però se questo doppio cambio servirà un po' a scuotere la squadra che, a dire il vero, dopo il raddoppio del Modena ha accusato evidentemente il colpo, ma soprattutto in difesa oggi ci sembra di vedere che ci sia qualche problema, e non è probabilmente una novità in casa teramana, perché qualche istante fa stavano per combinare ancora un pasticcio Branduani e compagni, e per poco non stava per approfittarne per l'ennesima volta di che sta davvero facendo reparto da solo e soprattutto facendo impazzire i difensori biancorossi. Attacca ora il Teramo con Carcalis, il servizio per Di Paolo Antonio, poi Ilari, il pallone per Amadio, il lancio di Amadio in area di rigore, il tentativo di controllo, poi la palla ancora per Di Paolo Antonio, due avversari su di lui, è costretto ad allargarsi Di Paolo Antonio, effettua il cross in area di rigore dove non si avvedono, diciamo, dell'arrivo del pallone sia Petrella che Sansovini, che tra l'altro erano in posizione regolare, si guardano negli occhi con la sfera che poi viene controllata senza problemi dal portiere Manfredini. Dunque sono 22 minuti di gioco, siamo in pratica alla metà della ripresa qui allo stadio Braglia con il team di casa allenato da Ezio Capuano che conduce per 2-1 sul Teramo. Ricordiamo, dopo il gol di Ilaria al 17esimo del primo tempo, nella ripresa l'1-2 micidiale degli emiliani con Diop che ha segnato due reti in 4 minuti al nono e al tredicesimo, due reti che permettono al Modena di condurre per 2-1. A te, Andrea. Grazie a Paolo Renzetti. Peraltro ricordiamo che all'andata il Teramo ha perso con la stessa dinamica che si sta verificando ora, cioè passando in vantaggio e poi subendo la rimonta del Modena con un finale per 2-1 che peraltro nella circostanza costò il posto sia al tecnico Zauri sia al DS di allora Fabio Lupo. Speriamo per Zauri che non debba ripetersi la stessa dinamica, anche perché con questo eventuale KO il Teramo perderebbe anche e nettamente lo scontro diretto, il che potrebbe contare nel finale di stagione. Possiamo tornare a Pineto, un paio di minuti per Roberta Di Sante. Sì, Andrea, stavamo vedendo, adesso c'è stata una fase di stanca un po' della partita e la classica girandola di sostituzioni da parte dei due tecnici. Intanto siamo giunti al 26esimo minuto e il Pineto sta controllando questa partita con il vantaggio, il doppio vantaggio 2-0 siglato da Palumbo che regge finora contro il Romagna Centro. Dicevamo, in questa fase c'è stata la classica girandola di sostituzioni e stavamo vedendo come è cambiato il modulo del Pineto, perché mister Abaulo ha apportato le prime due sostituzioni, fuori Ganci e Calciatore, dentro Proietti e Stacchiotti, e in questo momento la difesa del Pineto è una difesa di fatto a 5 con Stacchiotti, Pisani e Pomante centrali e Di Rosa e D'Antonio che restano esterni, mentre davanti appunto Proietti cerca di dare una mano sia al centrocampo che all'unica punta che resta, appunto Palumbo in campo. Tre sostituzioni anche da parte di mister Muccioli con
Intanto c'è attenzione perché c'è il fuorigioco, si era fatto pericoloso in avanti il Romagna Centro, ferma tutto però il direttore di gara. Romagna Centro che tra l'altro era andato anche in gol al 25esimo, ma con Gori, ma il gioco era già fermo per il fuorigioco fischiato a Ferri, che è uno appunto dei tre nuovi entrati. Sono infatti usciti Rava, Delia e il numero 8 Gori per far posto appunto a Ferri, Mazzavillani e Battiloro. Dunque siamo giunti al 28esimo minuto, si combatte, si lotta a centrocampo, adesso attenzione che il Pineto prova a ripartire con Logoluso che riconquista un pallone, poi si ferma, l'appoggio indietro all'indirizzo di Di Rosa, ancora lo scambio con Logoluso che prova a mettere in movimento proprio Palumbo che viene però anticipato dalla deviazione di Maioli, dunque tutto da rifare per il Pineto che prova ancora con Mariani a servire il neo entrato Proietti, in mezzo a due riesce a servire ad appoggiare verso Esposito che viene però chiuso in fallo laterale, rimessa d'attacco in zona d'attacco per il Pineto, 2-0 il risultato. Se la vuoi, se vuoi la seguiamo insieme, se no ti restituisco la linea. Ok, seguiamo questa azione e poi ci ridai la linea. Ancora Proietti che prova la conclusione dalla distanza, il sinistro è debole però, dunque ti posso restituire la linea Andrea. Grazie Roberta, un paio di minuti per Agna Cantagalli, San Nicolò Monticelli. Sì, 24esimo Andrea, sempre Monticelli avanti 1-0 sul San Nicolò, due cambi, uno da parte, uno dall'altra fino a questo momento, è entrato Iorio, l'ultimo acquisto in ordine di tempo per il San Nicolò al posto di Massetti al 18esimo, un cambio poco fa anche per Stallone che ha chiamato fuori Giovannini, è entrato al suo posto Iotti, il San Nicolò però non riesce a manovrare, adesso provato a farlo bene Bisegna, ma è stato anticipato Bosi, non riesce a manovrare come dovrebbe perché ricordiamo non ci sono punte centrali quest'oggi per la formazione dei Pifani, quindi di logica dovrebbe San Nicolò lavorare palla a terra e non magari arrivando sulle fasce crossando in mezzo oppure buttando in avanti il pallone che Bosi o Bisegna a turno non riescono a controllare perché comunque non sono fisicamente adatti a controllare palloni che arrivano alti dalle retrovie. E quindi i biancazzurri non riescono veramente a rendersi, o almeno fino a questo momento non sono riusciti a rendersi pericolosi dalla parte della porta del Monticelli. Bisegna adesso che lascia indietro a Petronio che lancia lungo in avanti verso Chiacchiarelli, adesso Bisegna che prova a puntare Terrenzi, ma lo ferma Terrenzi e poi il tiro di prima intenzione di Iotti, Stivaletta, arriva il pallone al centrocampista del San Nicolò ma viene fermato di nuovo da uno strepitoso Terrenzi che anticipa il giocatore biancazzurro e fa ripartire i suoi con il pallone che adesso viene controllato da Figliaggi molto bene che lo lascia a Negro sulla parte sinistra del campo e poi Negro allarga dall'altra parte per il numero 16 ne è entrato Iotti che lascia poi sulla destra per Cocchieri ma c'è l'anticipo in mezzo all'area da parte di De Santis, ancora il Monticelli però è in possesso del pallone con Pierantozzi che viene fermato da Pretara, quindi ci sarà una rimessa con le mani per il Monticelli con il pallone che è già stato rimesso in campo, due ammoniti fino a questo momento Andrea, tutti e due da sponda San Nicolò, cartellino giallo sia per Petronio sia per Bisegna, nessuno invece ammonito per quanto riguarda la formazione di Stallone, adesso il San Nicolò con maggiore cattiveria prova a venire in avanti, Bosi aveva riconquistato un buon pallone dai piedi di Sosi e poi però c'è stata un'incomprensione tra lo stesso Bosi e Chiacchiarelli con una rimessa laterale praticamente buttata sul fondo da parte dei biancazzurri, quindi un'azione potenziale d'attacco in ripartenza non concretizzata da parte della formazione di Epifani. 27esimo al Bonolis, 1-0 per il Monticelli sul San Nicolò. A te. Grazie, un importante aggiornamento per la parte alta della classifica del girone F di Serie D. Allora andiamo anche con la schermata, ne approfittiamo per fare questo, per dare uno sguardo ai due gironi di Serie D. Ecco qui, vedete il Matelica in due minuti ha segnato due reti sul campo del Castelfidardo di Roberto Cappellacci. Prima rete
di Manuel Pera al 68esimo, il raddoppio di Vittorio Esposito al 70esimo. Dunque Materica che per il momento sembra approfittare del pari della Fermana sul campo della Vastese. Alfonsine Recanatese 0-1, ha segnato Villanova per i Leopardiani. Come detto, Castelfidardo Materica 0-2, Jesina Vispesaro sempre 1-0 con il rigore di Trudo, ma vi segnalo che anche la Jesina è in 10 uomini, dunque parità numerica ristabilita perché la Vis era rimasta in 10 nel primo tempo. Pineto Romagna 2-0 con la doppietta di Palumbo. Monticelli sempre avanti sul campo del San Nicolò. San Maurese in vantaggio sul campo basso per 1-0. San Marino Agnonese 0-1 e Vastese Fermana 1-1. Fiore, come detto, ha ripristinato la parità dopo il vantaggio nel primo tempo di Cremona per la capolista del girone F. Vediamo il girone G, dove non si è segnato molto, contrariamente al solito, anche perché, lo ripetiamo, quel 3-0 che vedete di Rieti Foligno è un 3-0 a tavolino che abbiamo già assegnato anticipando la decisione del giudice sportivo. Arzachena sempre avanti 1-0 sul Trestina, Avezzano sempre sotto 0-1 con l'Albalonga, poi Città di Castello che sta soccombendo in casa con il San Teodoro 1-3, poi 0-0 Flaminia Norese, Lanusei Monterosi e Ostiamare L'Aquila, anche Torres Latte Dolce Sassari 0-0, San Sepolcro Muravera 2-0. Questo è quanto, possiamo riprendere con il giro dai campi. Andiamo da Paolo Renzetti, 2 minuti. Paolo. Sì, grazie, abbiamo superato già la mezz'ora di gioco qui a Modena, sempre 2-1 per la formazione. Allora Paolo, un attimo perché Roberta Di Sante ci segnala che c'è un calcio di rigore per il Romagna Centro al Mariani Pavone, allora noi ci spostiamo proprio a Pineto per seguire questa massima punizione. Roberta. E c'è la parata, Andrea, c'è la parata in due tempi di Mazzocchetti proprio in questo momento su Gagliardi, che era andato a battere questo calcio di rigore assegnato al Romagna Centro per il fallo commesso da Stacchiotti appena entrato. Dovrebbe essere su Ferri stato commesso il fallo, dunque massima punizione per il Romagna Centro, la parata in due tempi di Mazzocchetti che si distende bene sul calcio di rigore battuto da Gagliardi. Adesso però c'è un groviglio di giocatori in area, è successo qualcosa, Andrea, che adesso stiamo cercando un attimino di capire, perché il direttore di gara ha assegnato una punizione a due dal limite in favore del Romagna Centro, una punizione a due in area proprio in per il Romagna Centro. Molto probabilmente c'è stato una sorta di retropassaggio molto probabilmente con Mazzocchetti, che ha preso la palla con le mani, forse troppo ha trattenuto il portiere, forse per troppo tempo il pallone, dunque c'è questa punizione a due di fatto assegnata appunto al Romagna Centro. Adesso c'è il numero 9 a battere, groviglio di gambe in aria, viene spazzata da Di Rosa l'area del Pineto, dunque pericolo scampato per il momento, Andrea, su questa fase concitata della gara, e calcio di rigore fallito dal Romagna Centro con la parata di Mazzocchetti. Anche oggi devo dire si è guadagnato la pagnotta questo ragazzo, che aveva fatto benissimo, okay, anche mercoledì il campo basso. A te. Grazie Roberta. Altro aggiornamento importante, Monterosi in vantaggio sul campo del Lanusei. Monterosi, squadra di alta classifica del girone G. Torniamo da Paolo Renzetti. Paolo. Grazie Andrea, siamo entrati nel corso del 34esimo minuto della ripresa qui allo stadio Braglia, dove il Modena continua a condurre per 2-1 sul Teramo. Attacco alla formazione di Zauli, si porta in avanti Petrella, questo tiro, la parata in due tempi del portiere della formazione di casa Manfredini. Buona azione di Petrella, entrato in campo in questa ripresa, c'è stato questo affondo del giocatore con la maglia numero 11, questo tiro che non sembrava, a dire il vero, irresistibile, la parata
chiamata difettosa di Manfredini, che in due tempi è riuscito comunque a bloccare. Per il resto però bisogna dire che la doppia sostituzione, Andrea, operata da Lamberto Zauli non ha prodotto grandissimi effetti, perché fino all'azione che vi abbiamo descritto pochi secondi fa non si era visto molto in attacco da parte dei biancorossi. Ora c'è intanto il contrattacco invece del Modena, che cerca di portarsi in avanti, sempre Diop che fa da sponda per far avanzare i suoi compagni. Modena che ora può controllare la gara con sicuramente uno stato mentale diverso, dopo aver visto le streghe nel primo tempo, aver subito il gol del Teramo. Attenzione, ancora il Modena in avanti, pallone in area di rigore per Diop che controlla la sfera sul cross di Calapai, ma poi finisce per perdere il pallone, va anche a commettere fallo e c'è il calcio di punizione in favore della squadra allenata da Lamberto Zauli. Quando tocchiamo il 36esimo minuto nel corso di questo secondo tempo qui allo stadio Braglia, poco più di 9 minuti al termine più recupero, resta però a terra Diop. Ci sono state frequenti interruzioni di gioco in questa ripresa e crediamo che il signor Pasciuta di Agrigento dovrà tenerne conto per il computo del recupero di questa gara, che sta vedendo proprio le fasi finali. 8 minuti al termine di questa partita, Modena 2 Teramo 1. A te, Andrea. Grazie Paolo. Andiamo ad Ostia Mare da Riccardo Troiani. Ostia Mare l'Aquila. Sì, 34esimo in corso qui all'Ancomarci, è sempre 0-0 il punteggio tra Ostia Mare e l'Aquila, però c'è una punizione da zona interessante proprio pochi metri fuori l'area di rigore per l'Aquila, che andiamo a seguire. C'è stata una scorrettezza da parte di Martorelli, che è stato poi ammonito dal direttore di gara. Andiamo dunque a seguire questa punizione, che verosimilmente verrà cacciata da uno dei nuovi entrati valenti. Vediamo se si tratta di lui. Invece c'è un'altra attenzione con l'area da parte di, che è andato a tuffarsi sulla sua sinistra e a deviare la palla sull'angolo in corner, quindi sarà calcio d'angolo per l'Aquila. Seguiamo dunque questa esecuzione del corner da parte della formazione di mister Morgia, con la palla che naturalmente sta sventagliata in area di rigore e c'è la ribattuta da parte del Samare con Bardelli che spazza via la palla lontano. Quindi occasione tentata da parte del portiere biancoviola Alessio 4-8, quindi si prosegue sullo 0-0 con delle istruzioni che sono state effettuate nei minuti non collegati. Tra poco vi diremo chi è entrato nell'Ostiamare il numero 17 Catese, il numero 18 Passamonti, rispettivamente al posto di Ferrari e Dattini. L'Aquila, dopo il cambio Peluso Zane in apertura di ripresa, è entrato anche il numero 20 Niccolò Valenti, che ha preso il posto di Nicola Russo, maglia numero 7. Questi cambi decisi dai due tecnici però si prosegue sullo 0-0. A voi la linea. Grazie a Riccardo Troiani. Segnaliamo due gol: il pareggio del Forlì sul campo dell'Albino Leffe in Lega Pro. In Serie D c'è stato il pareggio del San Marino contro l'Olimpia Agnonese, dunque San Marino Olimpia 1-1, stesso risultato in Lega Pro tra Albino Leffe e Forlì. Andiamo a Pineto, Roberta Di Santi, un minuto e mezzo per Pineto Romagna. Sì Andrea, attenzione in questo momento in area pinetese quando siamo giunti al 41esimo minuto, poi esce Mazzocchetti a sistemare il tutto. C'è stato qualche minuto, qualche istante fa, insomma qualche attimo di concitazione di troppo. Intanto viene ammonito anche Pomante, perché il Pineto adesso sta perdendo un pochettino di tempo e quindi fioccano un po' i cartellini in virtù del doppio vantaggio che regge in la doppietta di Palumbo che è stato sostituito proprio pochissimi istanti fa al 39esimo, l'ultima sostituzione a disposizione di mister Daniele Amaulo. È entrato al suo posto Ciarcelluti, che adesso si è messo lì davanti insieme con Proietti, che è in appoggio
appoggio. Il Romagna Centro che sta cercando in qualche modo di recuperare questa partita, di portare un po' di apprensione, era riuscito a conquistarsi al 34esimo minuto questo calcio di rigore per il fallo di Stracchiotti su Ferri in area, rigore battuto da Gagliardi che ha calciato sulla sinistra con la doppia parata di parata in due tempi di Mazzocchetti che si è riuscito a distendere e a fare sua la sfera, poi cioè, ha trattenuto un po' troppo il pallone, l'arbitro ha assegnato la punizione a due in area, punizione che in qualche modo la difesa del Pineto è riuscita a sbrogliare, insomma, questa situazione di apprensione. Siamo al 43esimo minuto, sempre 2-0 il risultato e io ti restituisco la linea. Tanti gol da segnalare, ecco qui il vantaggio, nuovo vantaggio del Crotone contro l'Empoli, ha segnato Diego Falcinelli all'11esimo della ripresa, Crotone 2, Empoli 1, poi segnaliamo il gol appunto di Tentoni per il pareggio del Forlì, lo avevamo già annunciato, mancava il marcatore, Tentoni per il pari del Forlì sul campo dell'Albino Leffe, raddoppio della San Benedettese con Mancuso, Samb 2, Gubbio 0 e poi come detto in precedenza c'era stato il pareggio del San Marino contro l'Agnonese in Serie D Girone F. Possiamo proseguire con Ania Cantagalli allo stadio Bonolis San Nicolo Monticelli, un minuto e mezzo per te Ania e poi andremo anche ad Avezzano. Il gol del San Nicolò, Andrea, il gol del San Nicolò, punizione dal limite da parte di Bisegna per un episodio comunque da rivedere poi alla Moviola perché era stato segnalato dal primo assistente una rimessa fuori dall'area da parte di Marani e quindi il direttore di gara non ha preso provvedimenti nei confronti del portiere ospite ma ha segnato punizione dal limite che Bisegna ha insaccato all'angolino basso alla destra di Marani che non è arrivato dunque a impattare con il pallone, allontanarlo dalla porta. Due gol fino a questo momento, uno del Monticelli al 28esimo del primo tempo da calcio di punizione di Negro, adesso la risposta sempre da calcio di punizione però di Bisegna che sigla il pari per i biancazzurri, ma ci sono ancora tante tante proteste da parte del Monticelli perché non è ben chiaro cosa abbia assegnato il direttore di gara, quale sia stata la decisione che poi ha spinto appunto ad assegnare il calcio di punizione per il San Nicolò. Per il San Nicolò avrebbe dovuto allora in questo caso prendere provvedimenti anche per l'estremo difensore ospite. Monticelli che ha già rimesso in gioco il pallone quando siamo giunti al 40esimo di questo secondo tempo, 5 minuti al termine più il recupero, 5 minuti più recupero di tempo per i biancazzurri per provare a vincere questo incontro dopo il KO contro la Fermana, ricordiamo nel recupero giocato mercoledì scorso per un San Nicolò che comunque fino a questo momento ha dimostrato di non essere la squadra che nel girone di andata è riuscita ad inanellare 14 risultati utili consecutivi ad arrivare ad un passo anche dal titolo di campione d'inverno, un approccio nel primo tempo totalmente sbagliato, non è riuscito poi nel secondo tempo fino a questo momento il San Nicolò a gestire. Scusami Ania, un gol importante, Cremona riporta in vantaggio la Fermana al 91esimo, dunque Vastese 1 Fermana 2, calcio di rigore di Cremona per il vantaggio dunque della Fermana che è vicinissima al blitz alla Ragona. Vai Ania. Però è arrivato comunque il pareggio da parte del San Nicolò nonostante appunto dicevamo una gara non eccelsa condotta fino a questo momento dalla squadra di Epifani che adesso si appresta ad effettuare l'ultimo cambio su disposizione, uscirà Stivaletta, entrerà Di Lullo, era entrato al 35esimo anche Fulvi al posto di Stefano, l'ennesimo esterno offensivo messo in campo dal tecnico Epifani per provare a trovare la via del pareggio che poi effettivamente è arrivato da calcio di punizione battuto da Bisegna, quindi ultimo cambio adesso per i biancazzurri, è entrato il numero 15 Di Lullo al posto di Stivaletta per le ultime chance che San Nicolò proverà a giocarsi in questa parte finale di gara per provare a vincere la sfida contro il Monticelli. 42esimo, 1-1 al Bonolis tra San Nicolò e Monticelli, a te.
Grazie, andiamo ad Avezzano, vediamo quanto manca. Paolo Guadagni. Allora, sono iniziati 2 minuti di recupero dati dall'arbitro. L'Avezzano ha avuto una supremazia ma abbastanza sterile, che non è riuscita a concretizzarsi, salvo un'azione pericolosa al 15° con l'estremo difensore che ha deviato in angolo, effettuando una grande parata e negando il pareggio all'Avezzano. Ma tutto sommato un secondo tempo abbastanza noioso, con un solo protagonista, ci spiace sottolineare l'arbitro, quando poi gli arbitri vogliono ergersi a protagonisti già nella gara è un po' meritente. Comunque 1-0 il risultato in favore degli ospiti. A che minuto siamo? Scusami Paolo. È iniziato l'ultimo minuto, credo. 2 minuti di recupero, è iniziato già da un minuto, manca un minuto. Ok, grazie. Grazie a Paolo Guadagni. Possiamo ripartire da Paolo Renzetti, direi che andremo fino alla fine con lui. Paolo, a che minuto siamo? Andrea, siamo all'ultimo minuto dei tempi regolamentari. Allora, fino alla fine con te. Fino alla fine con te. Perfetto. Perfetto, grazie. Prendiamo la linea da Modena, 44esimo della ripresa, sempre 2-1 per il Modena. Attacca il Teramo con Sansovini, il controllo del pallone, la sfera all'indietro per Cesarini, che è entrato al posto di Fratangelo, che si era infortunato qualche istante fa. Attenzione, traversone in area di rigore, viene trattenuto per la maglia Ilari, che chiede il rigore, lascia proseguire il direttore di gara Pasciuta di Agrigento. 5 minuti di recupero, ringrazio anche Gaetano Tereo per avermi ricordato, mentre stavo vedendo quello che stava accadendo nell'area di rigore del Modena. Dunque 5 minuti di recupero, si giocherà, Andrea, fino al 50esimo, siamo al 46esimo e saranno 5 minuti. Allora, o qualcosa. Paolo, do il finale ad Avezzano. Avezzano 0 al Balonga 1, decide in apertura il gol di Cruz, a te. Perfetto, allora prendiamo la linea nuovamente qui da Modena, termina a terra Petrella, che è probabilmente stato toccato da un avversario. Ancora una volta il fischietto agrigentino dice che si può proseguire, dunque ci sarà una rimessa laterale per il Modena, che guadagna ancora secondi. Tra l'altro Petrella qualche minuto fa era stato ammonito per proteste e dicevamo, Andrea, della partita di Fratangelo, che è durata una ventina di minuti perché il giocatore che aveva preso il posto di Baccolo si è infortunato qualche minuto fa ed è stato sostituito da Cesarini, che è stato mandato in campo dal tecnico Lamberto Zauli. E intanto sta già scorrendo nuovamente il cronometro a tutta velocità, sbaglia anche questo servizio completamente di Paolo Antonio Stanco, uno dei migliori, il giocatore del Teramo, ma calato alla distanza un po' così come tutta la squadra in questo secondo tempo, sbagliato il servizio per un compagno, in questo caso per Imparato, con il pallone che termina in fallo laterale. Tutta manna dal cielo questa per il Modena, che può far trascorrere secondi quando si continua ancora a giocare con la formazione di casa, che guadagna un importante pallone sulla tre quarti di campo del Teramo, si porta in avanti. Un servizio per Calapai, il traversone all'interno dell'area di rigore, in agguato c'è Diop, ma riescono Altobelli e Speranza in qualche modo ad allontanare, ma ancora Modena che ha recuperato il pallone, attacca ancora la squadra di Capuano, che vuole tenere il Teramo lontano. Paolo, un attimo, finale a Vasto, Vastese 1 Fermana 2, a te. Sì, non è il controllo sbagliato però del pallone da parte dell'attaccante modenese, con la sfera che termina sul fondo, e Brantuani che si appresta ad effettuare la rimessa. 2 minuti e mezzo di speranza per il Teramo prima del triplice fischio finale del signor Pasciuta. Sbagliato il rinvio di Brantuani, recupera il pallone la formazione di casa con Schiavi, che fa trascorrere qualche secondo, riesce a servire il compagno, si tratta di Basso sul settore di sinistra, affrontato da Pretella, termina a terra, lascia proseguire il direttore di gara, può ripartire ancora il Teramo in avanti. Fasi di gioco confuse con la squadra di Zauli, che deve però cercare tanto di affrontare. Paolo, pareggio del Venezia all'87esimo, 2-2, rimonta riuscita per la squadra di Inzaghi, a te. Sì, Teramo in avanti con Di Paolo Antonio, il lancio nella zona di Speranza che si era portato in avanti, il colpo di testa che non riesce a servire Sansovini, c'era stata questa torre del capitano del Teramo che si era portato in avanti, l'uscita senza problemi di Manfredini, che fa poi un po' di scena tuffandosi per controllare il pallone, ma
come si suol dire in questi casi, si fa di tutto pur di far trascorrere secondi preziosi, un minuto e mezzo al termine di questa partita, dunque ultimi 90 secondi con il Modena che manovra sulla tre quarti di campo del Teramo con Diop, due avversari su di lui, ancora Diop mantiene il possesso di palla, poi perde la sfera, va a commettere fallo su Di Paolo Antonio e c'è il fischio del direttore di gara che comanda un calcio di punizione in favore del Teramo. Si accende una piccola mischia tra i giocatori delle due squadre e ancora una volta tutto questo non fa che favorire il Modena con il cronometro che continua a camminare. Il signor Pasciuta di Agrigento, che secondo noi in questo secondo tempo avrebbe dovuto estrarre qualche cartellino giallo all'indirizzo di giocatori del Modena per qualche condotta non regolamentare. Battuta la punizione dal Teramo, ancora in avanti la formazione biancorossa, c'è un lancio in avanti di Cesarini per Sansovini, ma è la difesa del Modena che riesce in qualche modo a rinviare, poi perde il pallone la squadra di casa. C'è il Teramo che riconquista per un attimo la sfera, ma ancora il Modena che riesce a guadagnare un pallone e anche una rimessa laterale sul rinvio di Schiavi. L'ultimo tocco, secondo il secondo assistente, è stato di un giocatore del Teramo. È finita al nostro cronometro, mancano pochissimi secondi e poi ci sarà il triplice fischio finale con Ezio Capuano che sta festeggiando quasi questa vittoria per la sua squadra, sta esultando con alcuni componenti della panchina. Ancora un fallo laterale, questa volta per il Teramo, chiedono la fine i giocatori di casa, si continua ancora a giocare, arriva in questo istante il triplice fischio finale del signor Pasciuta di Agrigento che comanda la fine delle ostilità al Braglia di Modena, il Modena che batte il Teramo per 2-1, gara dai due volti con un primo tempo di marca biancorossa con il gol di Ilaria al 17° e con alcune occasioni mancate dalla squadra di Zauli, poi nella ripresa soprattutto Modena con l'1-2 micidiale a cavallo tra il 9° minuto e il 13° di Diop che con due reti ha regalato la vittoria alla sua squadra. Modena che batte il Teramo per 2-1 e questa è una vittoria pesantissima per la formazione di Capuano che aveva già vinto all'andata e che dunque guadagna tre punti preziosissimi in classifica, stacca proprio il Teramo, si porta a 22 punti biancorossi che restano a quota 19 e dunque per il Teramo ancora una brutta un brutto risultato, non una brutta prova almeno relativamente al primo tempo. Ora vediamo Andrea che i giocatori del Teramo si stanno dirigendo verso il settore dei tifosi che bisogna dire però non sembrano molto propensi a raccogliere il saluto dei propri giocatori, dicono di andar via, i tifosi del Teramo dicono con ampi gesti ai giocatori biancorossi di allontanarsi dal loro settore. Davvero un finale che non ci voleva, bisogna dirlo. Tifosi biancorossi molto arrabbiati, per usare un eufemismo, Andrea, con i giocatori e con la squadra di Zauli. Dunque finisce in maniera ingloriosa, se così possiamo dire, per il Teramo che perde anche qui al Braglia di Modena e scivola sempre più in classifica. Davvero situazione drammatica per quanto riguarda la graduatoria della formazione del Patron Campitelli. Per il momento è tutto, dunque da Modena ribadisco il finale, Modena batte Teramo 2-1. Grazie, allora andiamo a prendere il finale, se finale è a Ostiamare l'Aquila, Riccardo Troiani. Sì, è finita qui a Lancomarcio 0-0 il punteggio, questo dunque il finale tra Ostiamare e l'Aquila, gara combattuta, equilibrata, con l'inizio fantastico dei biancoviola, non tramutatosi in rete, poi la risposta dell'Aquila con Noman e con altre iniziative da parte dei ragazzi di Mister Moggia, al finale 0-0, buona lì. Grazie a Riccardo Troiani. La Roma torna in vantaggio con Dzeko al 21° della ripresa, mentre poco fa c'è stata la rimonta del Genoa 2-2 con la Fiorentina. Simeone Tarabt nel giro di 3 minuti per il 2-2 al momento al Franchi. Ecco qui l'aggiornamento: Sampdoria-Roma 1-2, vantaggio anche del Bologna sul campo del Cagliari con la rete di Destro. Andiamo a prendere il finale da Pineto, Roberta Di Sante.
Sì Andrea, è finita 2-0 il Pineto dopo la vittoria esterna sul neutro di Isernia contro il Campobasso nel recupero di mercoledì. Bissa e torna a vincere anche in casa 2-0 il risultato definitivo sul Romagna Centro. C'è la doppietta da parte di Palumbo che sigla il gol del vantaggio al 23esimo con un bel destro a fil di palo che non lascia scampo a Starini per poi raddoppiare al 13esimo della ripresa in contropiede lanciato da Ganci, ha superato implacabilmente Starini con un preciso diagonale all'angolino, due bei gol per lui in questa giornata che tra l'altro ha visto fallire anche un calcio di rigore da parte del Romagna Centro con la parata in due tempi di un prezioso Mazzocchetti, bravo anche oggi il portiere classe 98 del Pineto a fare il suo. Dunque 2-0 e ritorno alla vittoria per la formazione di Daniele Amaolo. Perfetto, grazie a Roberta Di Sante. Ora andiamo per il commento finale perché la partita è finita a Teramo tra San Nicola e Monticelli, 1-1 Agna Cantagalli. Sì, 1-1 gol di Negro nel primo tempo per il Monticelli a cui ha replicato Bisegna al 38esimo della ripresa. Andrea, tutti e due i gol da calcio di punizione. Nel finale è stato espulso anche Di Lullo per un parapiglia che si è creato in area con il portiere del Monticelli Marani che aveva rimproverato al centrocampista del San Nicolò di aver simulato un contatto in area. E qualche istante prima una duplice occasione per il San Nicolò con prima Bosi e poi Fulvi che hanno trovato il muro del Monticelli, prima Marani e poi quello di Terrenzio a fermare i due tentativi da parte degli esterni biancazzurri che non sono quindi riusciti a trovare la via del possibile gol vittoria. Possiamo dire un mezzo passo falso quello del San Nicolò quest'oggi dopo il KO arrivato mercoledì contro la Fermana, un pareggio che non serve ai biancazzurri per provare a risalire la china, è un pareggio invece che è sicuramente un punto d'oro per il Monticelli per il proprio campionato. È davvero una buona partita da parte della squadra di Stallone al cospetto di un San Nicolò che quest'oggi almeno è stato lontano ricordo della squadra che abbiamo ammirato nel girone di andata. 1-1 Andrea, a te. Grazie a Dania Cantagalli. Possiamo dare uno sguardo ora ai finali sia di Lega Pro sia di Serie D e vediamo quelli che sono i responsi di questa giornata. Albino Leffe Forlì 1-1 con le reti ne andiamo a recuperare di Guerriera e di Tentoni, poi Lumezzane Ferrarpisalo 0-1 gol partita di Surraco, Modena Teramo 2-1 rete di Ilari nel primo tempo per il Teramo, nella ripresa la rimonta del Modena con la doppietta del debuttante Abu Diop. La San Benedettese liquida il Gubbio per 2-0, un gol per tempo di Vallocchia e Mancuso. Su Tirol Bassano 1-1 per effetto delle reti di Furlan per il Sud Tirol, poi il Bassano resta addirittura in 9, espulsi Bianchi e Siebert, ma Minesso al 92esimo regala l'isperato pareggio al Bassano e pareggio in questo momento in Serie A anche per la Sampdoria che era andata sotto poco fa con la Roma, abbiamo detto del gol di Dzeko, ma ora Scicca ha pareggiato per i doriani, 2-2 tra Sampdoria e Roma. Ritornando alla Lega Pro, Venezia Parma 2-2, Parma avanti con Barai e Nocciolini, poi espulso Canini, nella ripresa ne approfitta il Venezia che rimonta con Moreo e con il 2-2 di Alessandre Geico su calcio di rigore. Tra poco inizierà la partita tra Ancona e Maceratese, più tardi le altre tre partite, ovvero Padova Fano, Pordenone Mantova, Sant'Arcangelo Reggiana, orario 18:30. Vediamo la classifica della Lega Pro.
con il Venezia che mantiene dunque questi tre punti fondamentali di vantaggio, 46 contro 43. Il Pordenone che deve ancora giocare, deve anche recuperare la gara di Teramo. Se facesse 6 punti il Pordenone potrebbe andare in testa alla classifica. Pordenone che ora di punti ne ha 41, poi Padova 39, Reggiana e Bassano 37, Gubbio, San Benedettese e Ferrarpi Salò 35, poi avevamo visto Albino Leffe 30 punti, poi il Sant'Arcangelo 27, Maceratese 25, Sudtirol 24, Ancona e Forlì 23, ecco la zona calda, Modena e Lumezzane 22 punti, il Teramo che è penultimo in classifica con il Mantova a quota 19, poi Fano 16 punti, anche se il Mantova giocherà più tardi con il Pordenone. Teramo deve recuperare una partita, il Mantova deve giocare la sua partita di questo turno, quindi al momento le due squadre sono a pari merito al penultimo posto. È il Fano che deve anch'esso giocare più tardi a Padova, chiude la classifica con 16 punti, classifica preoccupante per il Teramo di Lamberto Zauli, e vedremo, magari se ne saprà qualcosa di più nelle prossime ore o magari anche a minuti, vedremo se questa sconfitta ricosterà nuovamente il posto a Lamberto Zauli, come è sinistramente successo anche nel girone di andata. Certo che la classifica per il Teramo, lo ripetiamo, è molto preoccupante, ed è preoccupante anche come è maturata la sconfitta di questo pomeriggio. Andiamo a vedere la Serie D, i risultati di girone F e girone G. Alfonsine, Recanatese 0-2, reti nella ripresa di Villanova e Sartori. Castelfidardo, Matelica 1-3, abbiamo le prime due marcature del Matelica. Intanto gol della Sampdoria, gol della Sampdoria in questo momento, 3-2 con una punizione di Muriel, forse deviata dalla barriera, Sampdoria in vantaggio sulla Roma. Vi dicevo, Matelica 1-3, la vittoria a Castelfidardo, in gol tra gli altri Pera ed Esposito. Jesina batte Vispesaro 1-0 con il rigore di Trudo nel primo tempo. Pineto batte Romagna Centro 2-0, doppietta di Palumbo. San Nicolò Monticelli 1-1, le punizioni di Negro e di Bisegna. San Maurese batte Campobasso 1-0, rete del colored portoghese Ninte. San Marino Agnonese 1-1, Ragazzo su rigore per l'Agnonese, poi pari sempre su rigore per il San Marino. Bastese Fermana 1-2, Cremona nel primo tempo, pari su punizione di Fiore, gol partito al 91esimo su calcio di rigore ancora di Cremona. Classifica che sorride sempre di più ad una Fermana lanciatissima verso la Lega Pro, 44 punti per la Fermana. Il Matelica, che ha una gara in meno rispetto alla Fermana, in scia, 37 punti, potrebbe salire idealmente a quota 40, quindi campionato non chiuso, ma la Fermana con questa serie impressionante sta ipotecando la vittoria del campionato. Vispesaro 35, San Nicolò, Bastese e San Maurese 32, dunque si allontanano sensibilmente dalla vetta le due abruzzesi che erano state protagoniste nel girone d'andata. Agnonese 29, Jesina 26, così come il Monticelli, poi San Marino 23, Pineto e Romagna Centro 21, c'è l'aggancio del Pineto che peraltro ribalta la differenza reti e lo sconto diretto, perché all'andata il Pineto perse 1-0 a Cesena, ora vittoria per 2-0, dunque vantaggio nel doppio confronto. Ancora più importante la parata del calcio di rigore, la parata di Mazzocchetti sul calcio di rigore che poteva dare il 2-1 al Romagna. Campobasso 19, Alfonsine 17, Civitanovese e Recanatese 16, chiude il Castelfidardo ultimo posto, perché il Chieti non lo dobbiamo computare in questa classifica. Girone G, i finali: Arzachena Sporting Trestina 2-0 con le reti di Branicchi e Sanna. Avezzano Alba Longa 0-1, decide Cruzzi in apertura. Città di Castello San Teodoro 1-3 con la doppietta di Puntoriere e un gol di Giannetti. Intanto c'è il vantaggio dell'Udinese in questo momento sul Milan, quindi anche questo risultato ribaltato, gol di De Paul. Tra poco torneremo anche sulla sconfitta del Teramo, ci sono alcuni sviluppi. Intanto Flaminia Norese 0-0, Lanusei Monterosi 0-2, reti nella ripresa di Pippi e Peronullo. Ostiamare L'Aquila 0-0, Rieti Foligno, già abbiamo messo il 3-0 a tavolino per il Rieti, la gara non si è giocata. Torres Latte Dolce 0-0, Vivi Alto Tevere San Sepolcro batte Muravera 4-1, reti di Mencagli, doppietta, Legnane, De Santis e Costanzo. Classifica che andiamo a vedere: Monterosi che è in testa alla classifica con 44 punti, Rieti con una partita in meno 43, Arzachena 42, L'Aquila una partita in meno
38 punti, Albalonga e Ostiamare 37, Nuorese 35, Sansepolcro 31, Avezzano 29, Flaminia, Trestina e Lanusei 25, Latte Dolce 20, San Teodoro e Muravera 17, Foligno 14 punti, Città di Castello e Torres 12 punti. Questa è dunque la situazione nel girone G di Serie D. Clima caldo, attenzione, forse abbiamo un collegamento importante da Modena, perché potrebbe esserci già contestazione per il Teramo, una contestazione per via di questa sconfitta, e dunque è un momento di grande difficoltà per il Teramo. Lo abbiamo detto in precedenza, è una sconfitta che potrebbe avere delle ripercussioni anche in ottica appunto della guida tecnica. Lo abbiamo ricordato, già l'andata, la sconfitta maturata nello stesso modo. Ah, c'è Paolo Renzetti con il patron Campitelli. Paolo. Allora, appena possibile, Paolo. Delli, come si può commentare questa sconfitta dopo un grande primo tempo, però nella ripresa il Teramo è calato, avete mancato le occasioni per chiudere la partita, avete subito questo 1-2 di Diop. Cioè, se noi tutti fine primo tempo dicevamo forse il Teramo 3-0 è poco, era così, dalle stelle alle stalle non lo condivido, dico che forse se non prendevamo quel gol come si è preso, senza dare colpi a nessuno, però l'abbiamo preso, da quel momento lì tutte le squadre forse avrebbero fatto peggio di come abbiamo fatto noi. A parità di squadre la nostra è nettamente più forte del Modena. Credo che dobbiamo pensare da domani a domenica, senza fare polemiche, senza fare niente, perché qui è tosta, ci dobbiamo salvare e ci possiamo salvare solo se stiamo tutti uniti. Oggi ho visto dei gesti che forse non apprezzo, perché i calciatori credo che hanno dato il massimo, ho visto dei tifosi dire delle parole ai calciatori. Io credo che se noi ci vogliamo salvare innanzitutto dobbiamo stare vicini tutti alla squadra, e stando tutti vicini sicuramente possiamo arrivare alla salvezza, non facendo cose che forse in questo momento non si possono fare, perché penso che se a quelle persone che forse hanno contestato quei calciatori si andava a parlare alla fine del primo tempo, loro avrebbero detto complimenti per tutto, campagna acquisti e tutto. Invece purtroppo non è così, siamo sfortunati al massimo, perché gol come quello di Sansovini sulla linea, tiri in porta, loro non hanno fatto mezzo tiro in porta. Credo che il Teramo oggi ha perso, ma non meritatamente, quindi oggi il primo tempo ho visto una squadra, il secondo tra lo scoramento e poi la voglia di recuperare, credo che è così, è nella normalità che poi alla fine ci si sbanda un pochettino. Qualche problema in difesa però anche oggi, come ha visto per esempio l'esordio del portiere Branduani? Ma sicuramente Branduani non l'ho visto al 100%, ci può stare, ma Branduani non ha fatto una parata perché non gli è arrivato un tiro in porta. Poi quella palla che gli è capitata lì, se andiamo a vedere, l'errore parte da prima che arrivasse a Branduani, quindi è così, doveva andare così. E mi meravigliavo quando vincevamo 1-0 e ancora non prendevamo il gol. Poi dopo 3-4 gol ho detto neppure oggi sarà la giornata giusta, perché non si possono non fare determinati gol con quel pizzico di fortuna che oggi a noi manca. È arrabbiato con qualcuno il patron Campitelli? No, con nessuno. Io sono arrabbiato sicuramente con nessuno, ma bensì dobbiamo fare gruppo tutti, dal primo tifoso all'ultimo tifoso. Su questo sicuramente mi arrabbierò se non lo facciamo, perché se riusciremo a salvarci lo dobbiamo fare tutti insieme. L'ultimissima, nel prossimo turno, dal prossimo turno in poi non bisognerà più sbagliare però. Ma qua non bisogna sbagliare mai, dal prossimo turno ci vogliono i 3 punti, altrimenti credo che abbiamo fatto una buona squadra, si è vista fin quando noi abbiamo giocato non alla pari, di più, perché quando
quando siamo rientrati nel secondo tempo si è visto che c'era una sola squadra che stava in mezzo al campo, che giocava a calcio, e tutto il resto era il Teramo. Poi abbiamo preso quel gol che secondo me se lo ripetiamo mille volte non ne potremmo ripetere e prendere un gol di quel tipo. Doveva succedere così, sicuramente Branduani oggi, stiamo parlando di un portiere che ha fatto delle partite di Serie B, l'anno scorso ha giocato 27 partite di Serie C, c'ha tanta esperienza, quindi doveva andare così, punto. Un campo pessimo, dobbiamo anche dire che ho visto un gran bel centrocampo, che ho visto un Sansovini in grande spolvero, che domenica ci saranno altre punte vicino a Sansovini, quindi sono tutte cose però... A proposito, chi arriverà nelle ultime ore del mercato? Ma credo che le persone che arriveranno dobbiamo dirgli grazie, perché con una classifica di questo genere vengono giocatori credo importanti, questi credono in questa squadra, credono in questa società, e quindi li dobbiamo aiutare tutti, altrimenti ci sciogliamo tutti dentro a un acido, tutti morti, alla fine il Teramo andrà in Serie D. Grazie. Okay, ringraziamo Paolo Renzetti, che è proprio nel piazzale, lo vedete, il piazzale dello stadio Braglia. Paolo è stato bravissimo a intercettare proprio sul piazzale l'uscita in macchina del presidente Campitelli, il patron, accanto a lui c'era anche il vicepresidente Ercole Cimini. Dunque parole importanti, anche se c'è delusione, però presidente, da quello che abbiamo capito è soddisfatto per la prestazione, soprattutto del primo tempo, chiaramente amareggiato per il risultato, anche per le tante palle gol sprecate dal Teramo. E poi c'è stato un richiamo all'ambiente, a essere tutti compatti, anche a quei tifosi che oggi hanno seguito la squadra, l'hanno anche contestata quando poi ha perso, però il presidente ha detto dobbiamo essere uniti e compatti, altrimenti si scende in Serie D se non lo siamo. Questo insomma il messaggio saliente che arriva dalle parole del presidente Campitelli, che comunque abbiamo visto in faccia piuttosto provato per questo verdetto del campo, una sconfitta maturata in rimonta al Braglia di Modena. Dobbiamo dare una rettifica su un risultato di Serie D, perché il San Marino ha battuto nel finale al 91esimo l'Olimpia Agnonese con un gol di Bova, dunque San Marino 2 Agnonese 1. Poi ci mancavano dei gol di Castelfidardo Matelica, gol di Silletti per il Castelfidardo e Baldinini nel finale per il Matelica, 1-3, ma qui la sostanza non cambia. Se vogliamo rivedere un attimo la classifica della Serie D Girone F, solo per constatare come cambia la situazione del San Marino, che sarà a quota 25 punti, l'Agnonese invece scende a quota 28 punti. Facciamo una cosa, andiamo a vedere attualmente i risultati della Serie A, poi rivedremo anche il servizio della partita di ieri sera con la sconfitta del Pescara a San Siro contro l'Inter. Vediamo cosa è cambiato nel frattempo. Cagliari-Bologna sempre 0-1, rete di destro. Crotone sempre avanti sull'Empoli 2-1. La Fiorentina si è riportata avanti con un gol di Kalinic, Fiorentina 3, Genoa 2. Poi la Sampdoria, come detto, ha ribaltato un risultato che la vedeva a un certo punto sotto 1-2, poi è arrivato il pareggio di Schick, gol di Muriel con una punizione deviata dalla barriera. Ora in questo momento è stato annullato un gol per fuorigioco a Dzeko. Sampdoria-Juventus 0-2, Torino-Atalanta finale 1-1 e l'Udinese in vantaggio sul Milan 2-1, la rete di De Paul, la rete del 2-1. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti di Inter-Pescara, partita di ieri sera, e poi ci ritroveremo per gli ultimissimi minuti. Il Pescara non riesce a ripetere il miracolo di 30 anni fa, quando espugnò il Meazza con il più classico dei risultati grazie alle reti di Sliskovic e Galvani. L'Inter in campo con la squadra quasi tipo e con mister Pioli che dimostra di non sottovalutare il Pescara. Nella formazione abruzzese Oddo ricorre al modulo ad albero di Natale con la conferma di Baybeck in avanti e con l'ex juventino Castagnos all'esordio assoluto con la maglia bianca-azzurra. Si comincia con il commovente ricordo delle vittime di Rigopiano e con l'applauso dei 40.000 del Meazza
comparsa per coloro che hanno perso la vita nella tragedia dello scorso 18 gennaio. L'avvio di partita vede al terzo un tiro al lato di Beibek. I nerazzurri, come da copione, iniziano a premere, ma in maniera piuttosto compassata. Al 12esimo però Gagliardini pesca in area Miranda, che schiaccia di testa al lato. Il Pescara accusa la pressione dei padroni di casa, ma non rischia molto con Bizzarri, che resta quasi a guardare la partita. Al 22esimo viene annullato un gol a Valerio Verre per fuorigioco dopo il tap-in dell'ex perugino su respinta difettosa di Andanovic dopo un tiro violento sul capovolgimento di fronte. Però Gio Mario chiama Bizzarri al salvataggio e poi la difesa del Pescara si addormenta con D'Ambrosio, che a due passi dal portiere argentino va a realizzare il gol del vantaggio dell'Internazionale. Puntuale il gol passivo per il Delfino, che inizia così l'ennesima affannosa rincorsa, perdendo anche la compattezza di inizio gara. E così fra il 35esimo ed il 36esimo ci sono due brividi per la difesa biancazzurra, con un colpo di testa di un soffio fuori di Gagliardini e poi il 2-0 divorato da Gio Mario tutto solo davanti a Bizzarri. La parte finale del primo tempo regala il raddoppio nerazzurro però al 43esimo, proprio con il portoghese che si riscatta dall'errore precedente andando a segnare un gol facile davanti alla porta spalancata biancazzurra. Nella ripresa si riparte così dal doppio vantaggio locale, che mette l'Inter nelle migliori condizioni per amministrare il match. In campo ci sono gli stessi 22 di inizio gara. Il refrain però è sempre lo stesso, anche se il Pescara inizia la ripresa con un po' più di coraggio. Al decimo Crescenzi prende il posto di Stendardo con Biraghi che vale al centro della difesa con Coda e con l'ex crotonese che si piazza sulla fascia di sinistra. La squadra di Massimo Oddo fa vedere anche delle buone cose in questo avvio di ripresa e al 14esimo prima Bebek e poi Verre mancano clamorosamente il 2-1 che avrebbe potuto almeno in teoria riaprire la gara. La squadra di Pioli arretra un po' con Memuscià e Soci, che prendono così un po' di confidenza con l'avversario. Il trascorrere dei minuti fa però il gioco dell'Inter. Si arriva così al 25esimo con la parata centrale di Andanovic su Coda prima del tris firmato al 28esimo da Eder, che a due passi da Bizzarri su assist di Icardi, terminato nel frattempo in fuorigioco, che va a realizzare la rete del 3-0. Oddo poco dopo manda in campo Cerri al posto di Bebek, mentre iniziano a scorrere i titoli di Coda, con il Pescara che rischia al 34esimo di subire il poker con un tiro violentissimo di Gabigol a cui si oppone Bizzarri. Al 38esimo c'è l'esordio assoluto in biancazzurro anche dell'argentino Cubas, che entra al posto di Castanos prima del triplice fischio finale del signor Calvarese di Teramo, che mette fine all'ennesima serataccia della squadra di Massimo Oddo, che tornerà in campo il 1 febbraio allo stadio Adriatico nel recupero della sfida con la Fiorentina. Rispetto ai risultati visti, l'aggiornamento che vi possiamo dare è il terzo gol del Crotone, abbiamo messo la sovrimpressione, Falcinelli su rigore, dunque gara sostanzialmente chiusa allo Scida. Non sono cambiati gli altri risultati, in Lega Pro si sta giocando ancora a Macera Tese, 0-0. Noi chiudiamo qui, però vi rimandiamo all'appuntamento con l'Abruzzo del Pannone questa sera alle ore 19.30, chiaramente il tema caldo sarà la sconfitta e la crisi del Teramo a Modena, questo risultato di 2-1 abbiamo anche ascoltato le parole del patron Luciano Campitelli. Dunque Jacopo Forcella con l'Abruzzo del Pallone questa sera alle 19.30, Lega Pro, Modena Teramo, ma poi anche tantissima Serie D. È tutto, grazie a Maurizio Daguì in regia e grazie a Jacopo Forcella in redazione e a tutti i redattori che hanno lavorato nel corso di questo pomeriggio. Buon proseguimento con i nostri programmi.